Precisi e puntuali come pochissime altre volte, ci siamo anche questa sera e vedo che già siete, devo dire, in parecchi perché già vedo 13 persone. Allora, noi siamo pronti, è stato è andato benissimo tutto: nel senso che, mai come questa volta, ci siamo semplicemente collegati, e già era tutto quanto predisposto. E io, un attimo, eh, il tempo di salutarvi aumenterete un pochettino così e vi passo subito a. Uh, Enrico Scaramelli, eccolo qua. Enrico Scaramelli, leggete qui sotto episodio 2 Tutto sul colore in fotografia con Enrico Scaramelli Ramiel. Vai Enrico. <ride> ok. Allora, dai, siamo. Seconda puntata, facciamo. Questa volta ci concentriamo magari sulla gestione del colore CC. Quello che interessa a un fotografo. Perché, ovviamente, la, la gestione del colore CC è uno standard industriale, quindi non Allora Enrico, aspettiamo un attimo che stanno arrivando tutti i nostri amici. Perché poi, sai, ci mettono sempre 3-4 minuti, poi c'è l'alert su YouTube, li avverte che siamo in linea e così via. Yeah. Quindi no, mi piaceva introdurre con una cosa smart, una cosa leggera leggera, cioè cominciamo proprio con questo, quindi tu Canon, Nikon, poi a un certo punto hai capito che Nikon creava un po di, di, aveva un colore differente, poi studi tutto quanto sul colore, studi il colore in generale, teoria, tutto pratica? Quanto, eh, eh, tutto quanto no, perché diciamo l'argomento è talmente vasto che io ne conosco una frazione ovviamente. Mm. Eh, tutto sul colore no, non lo sappiamo cioè, ancora oggi non sappiamo tutto sul colore non abbiamo un modello di color apparence globale cioè, non, non sappiamo ancora come funzionano determinate cose sono un mistero della mente quindi non abbiamo un modello definito e completo del colore eh, abbiamo dei solidi modelli che ci aiutano nella produzione nella riproduzione quindi Abbiamo una gestione scientifica del colore, sappiamo che non è completa. Mm -hmm. eh, la cosa interessante è che sappiamo che mh, probabilmente non lo sarà mai, per alcuni versi. Eh, questo è, è stato appurato da un, eh, un progetto grosso americano, l'UCS, che è stato finanziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, pensate. Eh, faceva parte di quegli studi ehm, così di ricerca pura che erano finanziati dopo la seconda guerra mondiale, tra cui c'era anche questo: cercare di definire un modello definitivo del colore e costruire un modello percettivamente uniforme. Ci hanno investito non so quante centinaia di milioni, quindi è una cosa incredibilmente complessa. Hanno fatto questo modello eh, bellissimo, una ricerca matematica, statistica, di percezione, eh, tutto quanto. Sono arrivati alla conclusione non è possibile costruire un modello percettivamente uniforme. Mm. E praticamente come dire: abbiamo investito tutti questi soldi, si può fare? No. Mm. Dopo decenni eh, stanno, dicendo, eh, non, non si può fare. Vabbè, nel mentre hanno speso un po' di budget governativi, ogni tanto andavano a chiedere sì. quindi. E magari lo allora, sapevano già da anni prima. Allora io ti voglio dire, questo è giusto da attestare: siamo ad oggi, ad ora 25 simultanei, spettatori simultanei. Quindi sono arrivati mm. tutti quanti subito. È inutile, cioè mm. non sto qua a dirti Marco, Filippo, Marco Pintore, Cristiano da Villa, Alessandro Zamboni. Allora già ad ora Augusto Cenemo, Michele, Renato. Marco Pintore ha detto, Marco Pintore aggiunge, Enrico, cosa puoi fare per la mia 5D Classic? Allora, in questo momento niente, ragazzi, dobbiamo stare concentrati su altri aspetti, poi vediamo, poi ce lo dirà, poi vedremo che cosa potrà fare per, le nostre, per i nostri gioielli al momento opportuno. Poi Alessandro Cedrini, Rosaria De Lucia, Nicoli Guori, Gianni Marigo, Piero Masul, ragazzi, stasera siete tantissimi. Cioè, vi voglio dire, siete 25 e ci sono 14 like, forza, cominciamo perché questo algoritmo lo deve sapere che su questo argomento poi si tratta di argomenti di fotografia. Allora, a questo punto, visto e considerato che abbiamo 25 simultanei, introducici l'argomento di cui tu vuoi parlare. Io ho dato carta bianca ad Enrico, eh? quindi <ride> non, dopo non mi dite l'hai limitato, hai fatto, hai detto carta bianca. Vai, Enrico: <ride> Carta bianca. Allora io direi di concentrarci un attimo sulla gestione del colore, come è stato stabilito dalle specifiche ICC, quindi faremo magari un piccolo escursus di come è nato, perché è nato e come funziona lo standard ICC, quello che tutto sommato governa come è gestito il colore nei sistemi informatici, anche nei sistemi industriali, però a noi interessa la fotografia. Allora. Mm, recap eh, della puntata precedente. Eh, noi arriviamo dal modelli standard della Cia della CIA, che è la, Diciamo l'organo internazionale che si occupa della ricerca sul colore, la, standard, la standardizzazione sul colore e quella che ha definito il modello XYZ 1931, il nostro primo osservatore standard, quello che realizza il color matching, quindi colore quale numero, quindi ogni colore può essere associato a una coordinata precisa, univoca, prima volta nella storia. Poi siamo arrivati nel 1976, definizione del modello lab che realizza il color difference. Altro modello alternativo e complementare al 1931 che ci consente di calcolare la distanza tra un colore e un altro. Questo è importante perché, mh, ai fini di una produzione industriale, ai fini di una qualsiasi gestione, dobbiamo avere un sistema che ci dà una tolleranza. Quindi, quanto ci siamo andati vicini nel, nel riprodurre un oggetto, un campione o qualcosa del genere, e se abbiamo realizzato la cosa più importante di tutte, cioè la costanza del colore. Che ci interessa. Cioè noi dobbiamo scegliere eh, un certo bersaglio, cioè questo è il colore che vogliamo. Dobbiamo riuscire a riprodurlo su diverse tecnologie, diversi mezzi e mantenerlo costante. Per esempio, se voglio produrre una materia plastica in Italia, se voglio produrla poi in Giappone, e devono essere uguali e comunque abbastanza simili da essere passabili. Lo stesso per i tessuti, per esempio, o vestiti, cose del genere: dove c'è il colore, ci deve essere un controllo qualità. Quindi il lab ci consente di dire ok siamo nella tolleranza, non siamo nella tolleranza. Ci sono vari metodi per fare questo calcolo, eh, ovviamente eh, li ha stabiliti la CIE, sono stati poi affinati in diversi ambiti industriali, per esempio il settore tessile ha un certo standard, il settore fotografico non è un altro, sempre ancora, però mh, sono tutti dei sistemi che fanno questo, cioè prendono campione A, campione B, quanto siamo distanti, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male. Poi arrivano mh, diciamo, i primi anni 80 e arriva l'informatica, perché fino a questo punto la gestione del colore c'era, esisteva una gestione scientifica del colore, però eravamo nell'ambito della metrologia, l'informatica ancora non giocava un ruolo, perché i computer erano in bianco e in nero, desktop publishing ancora non esisteva, quindi era tutto un settore nuovo. Inizia il desktop publishing nell'informatica dove tutti si avventano perché le capacità grafiche dei computer aumentano, ci sono nuove stampanti, nascono le stampanti laser ovviamente anche per il computer, poi diventeranno anche a colori e quindi vari attori si gettano nella mischia. Uno dei primi problemi è stato proprio la gestione del colore, perché ovviamente fai un progetto sul tuo computer lo vai a stampare e ti accorgi che la stampa e il monitor differiscono. Oppure prendi un tuo progetto, l'hai fatto con un sistema, magari della Xerox, lo porti su un sistema della Apple, non si parlano. Quindi a un certo punto che è successo? La Apple, che aveva un ruolo già prominente, prende la palla al balzo e si propone per creare uno standard. Il primo standard è informatico per la gestione del colore, che sarà ColorSync, storico programma di gestione del colore che ancora oggi è presente e gestisce tutto il colore negli ambienti Mac. Eh, ColorSync si prefiggeva questo scopo, creare uno standard completo, fruibile e aperto, perché ovviamente tutti gli altri avevano i loro sistemi aziendali, erano proprietari e nessuno rilasciava specifiche, ognuno aveva il suo approccio, Apple ha fatto i primi profili ICC, quindi eh, lo standard è nato su Apple con la collaborazione ovviamente anche di altri, però gli, gli va dato questo, questo merito. Poi il consorzio ICC si è voluto e è diventato quello di oggi, quindi è un ente ovviamente totalmente distaccato da quello che è Apple, Microsoft, HP, tutti i soggetti che l'hanno creato all'inizio. Sun Microsystem c'erano un po' tutti dentro, oggi è un ente completamente separato che gestisce quello che è la trasposizione di tutte le nostre conoscenze del colore, quindi ricerche, cose del genere, nella gestione effettivamente pratica del colore sui sistemi informatici industriali. Quindi oggi i nostri computer dialogano per il colore sullo standard ICC. Eh, nota a margine: Microsoft, siccome è speciale, ha provato a introdurre un proprio sistema di colore alternativo, che è il Windows Color System. Eh, tutte quelle opzioni che si trovano in Windows 10, Windows 11 sulla gestione del colore, publishing, tutto quel cavolo di opzioni lì, eh, sono relativi a questo loro mondo, il Windows Color System. Eh, Modello sulla carta molto avanzato, tutto basato sul ciecan 02 che è un modello di colore appearance, uno dei più voluti che abbiamo attualmente, fatto ovviamente dalla CIE. Eh, loro l'hanno sviluppato e poi non l'hanno usato, cosa abbastanza strana, perché se, stranamente Windows ancora oggi su alcune mh, grosse parti, tipo il visualizzatore foto, il desktop, tutto il gestore delle finestre, eh, non ha una gestione del colore. Hanno sviluppato un, tutto un bellissimo um, CMS, quindi un motore di gestione del colore. Poi non lo usano, sono strani. Tu per questo Però motivo utilizzi Mac, io utilizzo entrambi. C'ho il desktop che è Windows eh. e il portatile che è Mac, eh, anche perché mh, questo mi dà la possibilità di osservare tutti e due i sistemi e vedere se ci sono problemi su Windows o su Mac, le cose. Eh, per alcune cose penso sia meglio Windows, per alcune cose penso sia meglio Mac. Ora, per una gestione del colore ridondante a 360 gradi, Mac ha il vantaggio di essere il sistema su cui, quindi il color sync si integra direttamente a livello di sistema operativo, è un layer sulla visualizzazione, quindi tutto quello che c'è a monitor di un Mac è gestito. Ha la compensazione corretta, non mi si può dire niente. Quindi, quando io apro un PDF, un'immagine col visualizzatore l'anteprima di, di Mac, eh, questo file è letto correttamente e compensato correttamente al monitor. Lo stesso, se apro una pagina di Safari, se apro un loro programma come Page come Numbers, mm. tutto quello che io vedo sul monitor del Mac è gestito correttamente per quanto riguarda il colore, anche la foto di desktop eh, dello sfondo, tutto quanto, tutto. tutto su Windows no su Windows bisogna fare attenzione applicazione per applicazione ovviamente Photoshop non ha nessunissimo problema perché ha il suo gestore eh, si apre una pagina con Safari su, su Windows si installa anche quello poi compensa correttamente si apre eh, Firefox Firefox ha il suo gestore il letter CMS eh, Chrome non va bene Chrome Come non va bene Chrome eh, alcune versioni andavano bene alcune versioni sono andate piuttosto male perché magari facevano una cosa ma non ne facevano un'altra però tutto sommato oggi vi i visualizzatori diciamo web i browser web vanno bene anche su Windows non ci sono problemi però ecco bis bisogna un attimino stare attenti il testo per esempio non è gestito le mm. varie finestre cose non sono gestite perché eh, questo è uno dei misteri dell'informatica, però loro sono così. Mm. Quindi sono un attimino più strani. Però si può usare un sistema Windows per fare gestione del colore, qu qualsiasi cosa oggi. Non è più come ai tempi di Windows XP che la gestione del colore era... Mh, mm. Strana, mm. strana, zoppicante, um, assolutamente non a livello di un sistema Mac. Eh, Su Linux le cose sono ancora un po' di là da venire, però non è un, non è un sistema orientato per il desktop publishing, insomma, non sorprende. Comunque oggi Windows e Mac sono intercambiabili, si trovano programmi per l'uno o per l'altro. Mm non ci sono differenze operative particolari. Con il Mac è un pochino più semplice perché ti fidi, mm. quindi ehm, sai che comunque bene o male il sistema mh, è integrato e quindi tutto quello che vedi è sicuro. Con Windows devi stare attento. Mm. Tutto bene. Comunque riprendendo un po' la storia di CC, eh, vediamo come funziona. Allora, mh, lo scopo è sempre lo stesso, la costanza del colore. Quindi nella nostra catena di eventi in fotografia, la gestione dei colori si dovrebbe occupare di catturare un colore preciso come in scena, riportarlo nel nostro file, visualizzare il nostro file sullo schermo in maniera corretta e consentire anche di stamparlo. In tutta questa catena questo colore non dovrebbe mai cambiare se si verificano alcune condizioni. La prima condizione sono le capacità hardware della nostra catena, quindi prima della fotocamera, dello schermo e della stampante. La seconda condizione è che queste periferiche siano gestite correttamente, quindi abbiano un profilo, il profilo è la carta di identità di questi dispositivi, che dice al sistema che poi deve gestire il colore, di cosa sono capaci questi dispositivi e qual è in sostanza la loro mappa. Ora, questa mappa deve essere ovviamente fatta bene, deve essere una mappa precisa, anche lì nei limiti di come è stata misurata. In una condizione ideale, questa condizione si realizza abbastanza bene: quindi, se abbiamo un buon monitor, una buona fotocamera, una buona stampante, possiamo dire di stampare più o meno la realtà, ovviamente se è quello che ci interessa. Da un punto di vista artistico, ovviamente questa costanza del colore va a farsi benedire. Però ci interessa comunque avere il giusto trattamento. Quindi, anche se noi mettiamo lo zampino e alteriamo il colore per una questione artistica, quello che ci interessa è che quello che noi vediamo mo a monitor sia quello che noi vogliamo. Non quello che noi vogliamo più una parte sostanziale di errore introdotta da un monitor che non è gestito bene, che non è calibrato bene, che non è caratterizzato bene. Quindi che non ci inganni il nostro hardware, che ci faccia vedere effettivamente quello che stiamo facendo. Stessa cosa per la stampa. Noi vogliamo stampare quello che abbiamo ottenuto per la nostra foto e non dei colori alterati, perché magari il boh, profilo un po' così, non è abbastanza preciso, poi è fatto male, poi è troppo vecchio, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un po' come funziona tutto questo. Allora... La periferica più semplice è il monitor. Poi mi dici quando ti devo aprire il desktop, eh? mi avverti tu? Ah, sì, sì, sì. Allora, mh, il monitor è la periferica più semplice, è una periferica di output ovviamente e si caratterizza e si profila abbastanza facilmente. Ehm, nella sua astrazione più, mh, più semplice, basterebbe conoscerne i primari e il punto di bianco, si costruisce una matrice e buona lì. Ora, questa è proprio la, la versione più grezza della cosa, eh? però tutto sommato un monitor può essere rappresentato degnamente da nove numeri. Quindi è molto semplice. Mh, è una periferia in cui noi conosciamo il gamut, quindi le, le sue proprietà, conosciamo i suoi limiti, e non ci dà particolari problemi. La stampante è sempre una periferia di output, è un attimino un pochino più stronza, perché non può essere caratterizzata con una matrice. Perché, ovviamente, non è una sintesi additiva ma è una sintesi sottrattiva. E la matrice non può funzionare. Non può esserci una traduzione da RGB della macchina che non è nemmeno RGB, ovviamente. A XYZ non è possibile. I profili di una stampante devono essere a tabella, pericolosamente, non è possibile fare altro e devono essere riferiti solitamente al lab. Si possono fare anche riferiti all'XYZ, ma è una cosa abbastanza inusitata. Comunque sia, è un profilo a tabella, ci tocca. Profilo a tabella più difficile da costruire, però, sono tutti periferie di output di cui noi possiamo conoscere bene i limiti, quindi sappiamo quali colori può riprodurre un monitor, quali colori può riprodurre una stampante. La vera bestiaccia, quali sono le periferie di input, che sono due sostanzialmente, gli scanner, le fotocamere. Gli scanner sono quelli mm -mm, stronzi però passabili perché hanno una gestione del colore più semplice, intanto l'illuminante è sempre lo stesso, è la loro quindi abbiamo una condizione abbastanza definita al contorno. Si possono fare. Infatti i primi profili input, i CC, sono classe scanner, sono stati i primi più facili. Poi sono arrivati i sensori di immagine, quindi le fotocamere. Le fotocamere sono il dispositivo più eclettico, più eclettico perché non hanno un gamut, quindi non si può sapere esattamente che cosa vedono o che cosa non vedono. Questo mh, spesso ai volentieri sui forum si sente parlare, eh, ma questa fotocamera ha un gamut, questo sensore ha un gamut. No, non si può fare. Cioè, nel poco non c'è un modo per scoprirlo. Noi possiamo riferirci a quello che viene dopo, a quello che viene dopo. Quindi, una volta che abbiamo caratterizzato questo dato, allora gli possiamo assegnare un gamut, ma non possiamo assegnare un gamut alla periferica stessa che lo crea. Quindi dipende, cambia il profilo, cambia il gamut. Lo stessa cosa è quando ci riferiamo all'indice di metamerismo ISO per un sensore. Eh, questo indice ci dovrebbe indicare quanto bene un sensore vede il colore. La scala è massima è 100, dove 100 è la perfetta corrispondenza con la visione umana. Però, questa misura si effettua su un set di patch, un set di test che può essere più o meno vasto. Quindi io posso scegliere di fare questo test anche su un semplice color shaker: che sono 18 tacche, e me lo cavo semplicemente. Oppure posso prendere un color shaker SG, sono più di 80 patch significative per il colore, oppure posso prenderne anche un set più esteso ancora. Non c'è una definizione esatta per questo. Quindi anche lì dice, ok, quanto è difficile questo test a cui ho sottoposto il sensore? E soprattutto questo è un test che riguarda il sensore o che riguarda il sensore e il profilo, riguarda entrambi, perché io non posso prendere e misurare semplicemente l'output hardware del sensore, perché non sarebbe corretto, non sarebbe... Mm, non, non sarebbe una misura adeguata perché io devo misurare quello che ottengo una volta caratterizzato perché il sensore da solo non mi può dare un output preciso ha bisogno di questa fase quindi questa misura dipende dalla qualità hardware del sensore ma dipende soprattutto dalla qualità software del profilo e anche dalla sua architettura dalla pipeline di sviluppo quindi dipende da, da tanti fattori soprattutto software ormai quindi oggigiorno tutti i sensori bene o male sono in grado di darci un buon colore le loro caratteristiche hardware sono sì ovviamente alcuni sono meglio per alcune cose, alcuni sono meglio per altre alcuni se la cavano meglio con illuminante quindi magari alcuni sono migliori in studio con luce artificiale alcuni migliori con la luce solare però queste differenze sono strumentali ormai. Tutto sommato è molto difficile accorgersi di questo, a meno che non abbia un laboratorio estremamente attrezzato e poi dice, vabbè, ah, qui c'è un miglioramento dello 0,5%. Stiga, frega niente a nessuno praticamente. Quello che fa la differenza è il profilo. Quindi, vediamo come funziona tutta la catena. Quindi quando noi scattiamo il scattiamo ROV abbiamo una sorta di dati grezzi che non sono assolutamente un'immagine, non hanno un gamut, non hanno niente, sono semplicemente dati grezzi. Io devo prenderli, decodificarli se ce n'è bisogno, linearizzarli e poi caratterizzarli, passando anche da, dalla demosaicizzazione. Poi magari i foglio non ce l'hanno, queste sono le fasi tipiche. Poi arriva il profilo e mi dice ok, allora questa coordinata grezza corrisponde a questo colore. Quindi connettiamo il device dependent, che è una coordinata che ancora non ci dice niente sulla precisione del colore, con un PCS. Il profile connette un space. Ora, nel sistema ICC sono stati adottati due PCS. Il primo è il 1931, 2 gradi, nell'adattamento cromatico di 50. Il secondo è il Lab, il CA Lab di 50. Differenza operativa. Allora, l'XYZ contiene tutto, tutto quanto la nostra visione in tutti i nostri adattamenti cromatici. Quindi praticamente all'interno di XYZ io trovo tutti i vari bianchi, cioè tutte le varie coordinate di colore io col mio adattamento cromatico percepisco come bianco quindi c'è un bianco per le, la luce del tungsteno, c'è un bianco per la luce solare di 50, c'è un bianco per il D65, sempre luce solare e D10, via via. sono tutti al loro interno. Nessuno di questi ha una coordinata che noi possiamo riconoscere immediatamente, eh, cioè non c'è uno, uno, è il bianco o meglio, ce n'è uno. Ed è un illuminante particolare, si chiama EQUIENERGETICO, che rappresenta proprio il vertice di xyz. Del di XYZ. È un illuminante teorico che è praticamente una linea retta, cioè ha la stessa intensità su tutte le lunghezze d'onda. Ovviamente in natura non esiste, ce lo siamo creato matematicamente e rappresenta il vertice di xyz. Tutti gli altri bianchi che sono delle luci che noi possiamo trovare in natura. Non hanno questa corrispondenza in questo vertice, hanno una coordinata abbastanza strana numericamente, non la riconosciamo. Il lab, invece, la coordinata del bianco è 100, 0, 0, 0. Quindi massimo della chiarezza, 0 degli opponenti. Questo porta che c'è un x, z generale, che contiene poi tutti gli adattamenti cromatici, però esiste un lab per ogni adattamento cromatico. Quindi il lab... 50, quello che usiamo nell'ICC, però ci sono tantissimi lab, quindi se io mi trovo nell'adattamento cromatico di una luce artificiale come il tungsteno, dovrei stare nel lab standard A, che è il lab per quell'illuminante. L'ICC ha scelto come illuminante cardine il D50, che ovviamente è la luce del sole, il nostro illuminante principale nella nostra esperienza di vita. È più o meno la luce del mezzogiorno, 5000 Kelvin come temperatura correlata, ce ne sono altre all'interno della giornata, ma lo spettro più o meno è quello. È stato scelto ovviamente per opportunismo, così non, non c'era un'altra ragione, è l'illuminante principale che ci interessa, tutto ruota su quello. Quindi quando si entra e si va in un PCS in sistema ICC, si deve entrare nell'adattamento cromatico di 50. Ora, questo è un po' un tecnicismo, però mh, è importante saperlo a un certo punto. Quindi, partiamo dal ROB. Qui c'è una fotocamera, mh, in che luce è stata scattata? Boh, la qualunque. Mettiamo che sia la, la luce del sole. Questo profilo al suo interno deve eh, avere dei dati che informano il software sulle capacità di quel sensore in quella determinata condizione di luce, cosa può fare e come vede il colore. Ora, se questo profilo è fatto bene, noi abbiamo una buona rappresentazione della realtà. Se la luce è diversa però dall'illuminante con cui io ho costruito il profilo, questi dati, la precisione di questi dati, deriva sempre più rapidamente. Quindi è chiaro, se io ho fatto il profilo con la luce del sole, ma poi sto mh, fotografando sotto la luce di un led, del tungsteno, cioè qualcosa che è uno spettro, una natura diversa, i dati non sono più validi. Quindi avrei bisogno di un altro profilo, e poi di un altro, e poi di un altro ancora. Perché la luce mh, non possiamo sapere qual è. Possiamo immaginarcela, però. Ci servirebbero praticamente infiniti profili per una fotocamera. A questo punto Adobe cosa ha fatto? Ha detto, ok, mh, lo standard DCC ci sta un po' stretto, perché mh, nello standard DCC io posso usare semplicemente un illuminante, quindi eh, se mi attengo a quello standard io dovrei fare un profilo per la luce solare, un profilo per la luce solare di mezzogiorno, una per la luce solare del mattino, una per lo standard A, una per eh, le fluorescenti, diventa un macello. E si sono inventati uno standard alternativo che è ovviamente ispirato, alcune cose sono in comune, però lo porta diciamo, più, più a un livello più mh, fruibile, più flessibile, e hanno fatto lo standard di Bellissima cosa mh, perché gli, i profili possono avere due illuminanti all'interno. Questo mi consente di poter interpolare tra due tabelle e avere un profilo che è abbastanza duttile tra queste due condizioni. Ora, quando Adobe ha creato questo standard, ha definito due illuminanti opposti. Uno è il D65, quindi 6500 Kelvin di luce solare, e lo standard ha tungsteno, 2853 Kelvin. Quando la temperatura della nostra immagine è fra questi due estremi, il profilo fa un'interpolazione e quindi ne recava uno nuovo, un terzo profilo, che è la media fra questi due. Questa cosa funziona abbastanza bene perché questi due illuminanti si trovano praticamente sulla linea del locus planchiano. È una linea immaginaria che connette. Questi, eh, queste cose nel diagramma 1931 quindi all'interno di questo di questo excursus questo profilo funziona decisamente meglio di un profilo che ha un singolo illuminante questa è stata l'innovazione di Adobe eh, Profili possono avere diverse architetture, diverse scalabilità, quindi hanno, Scusami hanno una, cosa, un... una, una curiosità al volo. Anche perché provo così, al, perché mentre stanno arrivando delle domande, ehm, allora oh, mi è chiaro: nel DNG ci sono questi due punti di riferimento di due in, in, eh, di, del, de, del colore della luce no? ai due estremi, e poi viene interpolato. ma... La, in quale momento poi quindi sicuramente a livello software viene stabilita la temperatura del colore cioè quindi viene fatto il bilanciamento del bianco perché questo è un concetto relativo al bilanciamento del bianco esatto esatto ora ehm, il bilanciamento del bianco è uno standard di indagini complessi sì. eh, bisognerebbe vedere un po l'architettura di questi profili però diciamo che ci sono due matrici, le color matrix, che informano il sistema di come il sensore di base vede il colore, soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento del bianco. Questo dà una prima informazione a, a, al sistema di dove ci stiamo trovando più o meno. Poi nei dati exit della foto lui ripesca i dati di scatto e mi propone una prima interpretazione. Quindi esatto. Ho... Quella, prima inter quella prima interpretazione, cioè quella quando noi mettiamo sostanzialmente in automatico il bilanciamento del bianco, mm. la macchina come fa a conoscere e riconoscere il bilanciamento, cioè qual è la temperatura del colore che stiamo utilizzando? Io questa cosa me la sono sempre chiesta, ma è. Okay. Allora, se io lo lascio, apro robe direttamente su, su Camera Rove, lui prende come scattato, quindi legge esatto. EXIF, le passa sulle matrici del profilo, queste color matrix, e ne ricava i due dati salienti, che sono la temperatura, il colore e la tinta. Mm. Queste cose praticamente sono una coordinata a due dimensioni eh, che indica la temperatura dell'illuminante e la natura dell'illuminante. Ovviamente è una stima. Se io cambio queste matrici, con lo stesso okay. dato, sono numeri diversi. Ora, Adobe ovviamente nei loro laboratori cerca di fare un buon lavoro e preservare mh, la bontà del dato che è nell'exif. Quindi questo è come viene aperto normalmente un rover. Mm. Se io mi sposto e quindi gli chiedo un'interpretazione automatica, lui lo passa a un algoritmo che legge queste immagini e cerca di interpretare quale può essere la diciamo, coordinata neutra in questo file, quindi cerca di individuare l'asse dei grigi. Mm. Ora, come tutti gli, gli algoritmi del bilanciamento del bianco, può essere più o meno furbo, più o meno preciso, diciamo, fin tanto stiamo su una scena che ha una riflettanza media, si comporta abbastanza bene. Se invece nella scena sono presenti delle cromie difficili e sono predominanti, probabilmente questo algoritmo fallirà. Mm, di più non sappiamo perché questa parte del software ovviamente non è libera, non è, diciamo, non è pubblica, quindi non possiamo sapere esattamente come funziona. Eh, Adobe ha pubblicato le specifiche per eh, le matrici, però poi non ci dice questa parte dell'algoritmo. Diciamo che lì poi si va a occhio, ovviamente, quindi possiamo fidarci o dell'interpretazione dell'esposimetro della macchina in congiunzione al profilo di Adobe, che tira fuori as shot, quindi come è scattato, oppure affidarci a un algoritmo che prende i dati del Rob, se ne frega dei dati Exif e fa una stima sua basandosi sul contenuto della foto mm. e sulle matrici di colore. Mm. Se no, lo inseriamo direttamente a mano. Mm. Quindi scegliamo se è mm, da light, se è un tungsten, tra le varie opzioni che ci dà il programma. Anche queste devono passare dalle matrici di colore del profilo e ottenere poi il bilanciamento dei dati. Mm. Quindi anche questa è una fase che dipende dal profilo, in buona sostanza. E eh certo. Una volta individuato diciamo, l'intervallo esatto, allora viene fatta l'interpolazione fra queste due tabelle principali, che sono presenti nel profilo, e viene ricavato il profilo effettivo che viene usato per la caratterizzazione. Ora Adobe mh, ha fatto delle scelte a questo punto che ehm, sicuramente erano molto strategiche al tempo, poi hanno trovato diciamo, un po' i limiti operativi. Allora, intanto, mh, loro si sono appoggiati completamente a quello che è il profoto. Quindi il loro tipo di sviluppo è output referred, cioè a uno stadio molto, mh, diciamo, primario. Loro entrano in uno stadio che si chiama output referred. Usciamo presto da quello che è un PCS e atterriamo direttamente in profoto. Eh, già al secondo stadio di colorimetria siamo già nel profoto. Mh, perché è una scelta che è stata contestata in alcuni ambiti, perché il Profoto è uno spazio colore molto ampio, però non copre tutto il locus umano, quindi non riesce a darci tutti i colori che noi possiamo vedere. È una disputa un po' di lana caprina, perché il Profoto comunque copre qualsiasi cosa digitalizzabile sostanzialmente. Diciamo che quello che sta fuori Profoto sono sostanzialmente delle sorgenti di luce, cioè qualcosa di autoluminoso. Mm. È molto difficile che ci sia qualcosa mh, in riflessione che sta fuori dal Profoto, è praticamente impossibile. Cioè, ad oggi non è noto almeno io non lo conosco. Quindi qualsiasi cosa, per esempio, può essere stampata, sta comunque nel Profoto. Mm. Ovviamente, nella foto ci sono. Tante altre cose che possono essere eh, non di fisica riflessione, possono essere sorgenti di luce, però, diciamo, è stata una scelta mh, per quei tempi assolutamente azzeccata perché consentiva di fare altre cose. L'altra cosa, che non è mh, proprio lo stato dell'arte, è che mh, lo stadio di caratterizzazione arriva immediatamente. Cioè, nella loro pipeline c'è bilanciamento del bianco, caratterizzazione. Poi dopo entrano i controlli utente. Eh, poi bisognerebbe vedere meglio l'architettura, però sostanzialmente succede questo. Quando io apro un ROV, lui fa la stima del colore, del bilanciamento del bianco, o gliela faccio avere io questi dati, poi fa la caratterizzazione. Poi dopo io posso smanettare con i miei controlli. Esposizione, saturazione, vividezza, eccetera, eccetera, curva, tutto questo. Eh, questo però cosa significa? Che il loro... Siamo partiti da un preconcetto: ogni foto ha l'esposizione perfetta perché la caratterizzazione viene subito. Questo è un po' l'eredità forse di pensiero di chi ha sempre fatto grafica raster e non si è mai occupato prima di acquisizione dell'immagine, che è un campo leggermente diverso. Quindi, se io faccio una foto sottoesposta, sovraesposta, il software me la interpreta quindi me la caratterizza per com'è, non dopo che l'ho aggiustata. Infatti, se certo. verso destra con il software di Adobe, se fate una prova, se prendete due foto, una esposta diciamo a 0, una esposta più 1, un'altra meno 1, e provate poi a pareggiarle no? e aprirle in camera ROV, vedrete che i tre colori sono diversi di questa foto. Cioè non si ottiene un match perché la fase di caratterizzazione è avvenuta prima di quanto io potessi riportare l'esposizione a livello di sì. E invece a questo proposito, scusa, io ti faccio un'altra domanda. Io invece un esercizio che faccio spesso e mi trovo è quando compenso per esempio il negativo di uno stop mm -hmm. e poi ho un, lo, realizzo lo stesso scatto a zero. Compensazione a 0, poi vado in Photoshop e regolo l'esposizione dello scatto a meno 1, la porto a più 1. Io mm. ho sostanzialmente dal punto di vista dei colori lo stesso identico risultato. Se quello sviluppo del ROV passa da Camera ROV, beh, no. Perché, comunque, le, il profilo interviene prima di quanto io possa riportare a zero, cioè possa modificare l'esposizione. È vero che lo faccio su range piccoli perché tutto sommato uno stop non è tantissimo. È ovvio sì. che se lo vado a vedere su 5 stop la differenza, poi S <coughs> la S vedo. Marcato, ovviamente. esatto. No, invece Ora, è un'altra cosa una foto troppo sotto sovraesposta però ecco, cioè per come è stata pensata la, tutta la catena di sviluppo è chiaro che loro avevano in mente eh, questa cosa cioè ogni foto ha un'esposizione perfetta mm. altri software tipo che ne so, Capture One eh, fanno intervenire il controllo di esposizione prima della caratterizzazione quindi se io faccio due foto di test no? una a esposizione 0 una più 1 mm. e poi provo correggere quella più uno riportando l'esposizione indietro mh, ottengo gli stessi colori magari vabbè una alle altre luci bruciate perché quello sono i limiti mm. de della dinamica mm. però i colori marciano perfettamente mm. questo perché lo scaling dell'esposizione è venuta sui dati lineari prima della caratterizzazione mm. mentre nei sistemi adobe l'esposizione avviene in mm. output Referred dopo la caratterizzazione. Quindi tu. Concettuale nella gestione eh, quindi corso. stai dicendo tra le altre cose, anche eh, diciamo su un fatto proprio di, applica applica di applicazione pura. Tu stai dicendo, occhio, che corretta esposizione e poi la verifica del, uh, del bilanciamento del bianco in Photoshop sono fattori. Uno è indispensabile la corretta esposizione, cioè è importantissimo perché altrimenti dopo si va a disallineare tutto quello che farei dopo. E l'altro aspetto è quello che ehm, il bilanciamento del bianco deve tendere, cioè non può essere un fatto artistico che lo regolo come meglio ritengo, ma è un riallineamento rispetto a quella che deve essere la realtà. Perché è noto che in molti casi, per esempio, si tende a spostarlo per avere una temperatura più calda oppure una temperatura più fredda, che poi è un effetto sì. che tu puoi avere in tantissimi altri modi con camera RAW, non con Photoshop, con camera RAW. Ehm, e quindi eh, questo è un punto fondamentale. Sicuramente allineamento del eh, bilanciamento del bianco a quello che è il colore più fedele a quello che abbiamo visto durante la scena, ma non può essere un fatto artistico. Sì, ora, questo poi si va più nell'ambito della riproduzione, ovviamente, però, anche rimanendo semplicemente nel lato artistico è evidente che Adobe ha ragionato come un'azienda che si occupava di grafica raster, quindi si sì, ha approcciato il sistema in maniera molto tecnica, mh, hanno fatto un, un grande lavoro, però da questi dettagli si vede che non era un'azienda che faceva. Fotografia, faceva grafica raster, faceva grafica, che è un'altra cosa. Eh, questo dettaglio che ancora oggi è presente in tutte le versioni di, di ACR, è rimasto che l'esposizione venga dopo la fase di caratterizzazione, è una cosa che pone tutta la suite diciamo adobe fuori da certi ambiti di riproduzione di, in, di fotografia in studio. Perché è chiaro che se io faccio una foto a qualcosa dove mi interessa particolarmente la precisione del colore, eh, un programma che mi consente di variare l'esposizione sui dati lineari, quindi device dependent, e non output referred, è assolutamente preferibile. Perché questo significa che se io non faccio esattamente la stessa identica esposizione prevista dal profilo, vuol dire che quel profilo non ha più validità. Ovviamente la tolleranza c'è sempre, cioè non è che improvvisamente il profilo va a puttane, però non è stato pensato per ambiti di questo genere. Infatti Capture One, che ha diciamo un bel solido mercato, ha progettato il software in un'altra maniera. Quindi la riproduzione in studio di opere d'arte e roba del genere eh, adobe non la vediamo mai e c'è un motivo perché semplicemente il loro, loro approccio al trattamento dei dati non è conforme a quella realtà. Mm. Ovviamente la fotografia artistica se ne sbatte molto più altamente le balle di questa cosa, mm. però è un dato da tenere presente, soprattutto se si vuole fare esposizione a destra. Mm. Dobbiamo sapere comunque sul colore. Che purtroppo non, non c'è modo di, di prevedere, cioè non, non possiamo sapere di quanto slitterà il profilo e non c'è modo di impedirlo perché questo è fuori da, dalla possibilità dell'utente. Per quanto si possa correggere l'esposizione, il profilo ha già avuto effetto quindi, questo è uno dei difetti di Adobe, ovviamente, ha anche dei pregi ha il pregio di essere un profilo magari a doppio illuminante, quindi ci consente di eh, fotografare più liberamente, in più condizioni, e magari abbiamo una resa del colore eh, buona. Mentre, che ne so, prendiamo una Canon, una Nikon, e usiamo Capture One, sì, abbiamo un profilo, il profilo è fatto per il D50, ce n'è uno solo, quindi appena io mi discosto dalla luce del sole, Capture One... Bello, bello il programma, però il profilo è una condizione sola mm. e quello purtroppo è l'effetto il... dell'altro mondo. Mm. Non c'è un software perfetto, eh, soprattutto per i limiti dei profili, non tanto per la qualità dei controlli che a disposizione, quello che può fare il software di per sé, ma le informazioni che il software ha sulle fotocamere, che sono dipendenti essenzialmente dai profili. Quindi mh, gioca un grande ruolo la parte del profilo, che è una piccolissima parte del software, però senza di quello il programma non sa come trattare i dati robot. Allora, c'era uh, <coughs> una cosa perché Alessandro Zamboni, eh, la terza domanda che fa non posso rinviarla ulteriormente, l'ultima la prendiamo poi sulle altre, <coughs> vediamo un secondo. Per ottenere un corretto bilanciamento del bianco è vantaggioso l'utilizzo dell'expo disc per creare un punto di bianco in ripresa indipendentemente dalla temperatura colore della luce esistente? Mm, c'è una risposta lunga e c'è una risposta breve no, allora, ma la breve perché se no altrimenti qua non, non usciamo più perché cioè, io anche le domande mi atterrei all'argomento all che stiamo trattando perché ne sono arrivate alcune che sono molto lontane. Michele G dice cosa ne pensa di Gimp per Linux. Quindi siamo, siamo molto lontani all'argomento. Poi... Sì, allora sì, sì l'ex Buddhist va bene. Cioè, in realtà per il bilanciamento del bianco va bene qualsiasi superficie acromatica. Quindi significa che noi per fare un buon bilanciamento del bianco in digitale abbiamo bisogno di un, un oggetto che rifletta l'illuminante della scena senza alterarlo sostanzialmente. Quindi deve essere non una superficie bianca o mh, basta che sia acromatico e che rifletta abbastanza radiazione, ovviamente, perché se è quasi nero, il segnale è scarso. Però non è che abbiamo bisogno di qualcosa di specifico come il cartoncino 18%, per esempio. Quello serve per l'esposizione, non per il bilanciamento del bianco. Per il bilanciamento del bianco noi abbiamo bisogno di un qualcosa che ci rifletta l'illuminante senza alterarlo. Ovviamente ci sono dei dispositivi, delle cose sono fatte apposta, ma altre cose no. Per esempio un foglio di carta. Sì, noi lo percepiamo bianco, però non è acromatico, non va bene. Eh, lo stesso un muro bianco di una casa è bianco nella nostra percezione, non è sicuramente acromatico. Quindi qualcosa, una modifica, la fa. Eh, il cartoncino, il famoso cartoncino 18%, ecco quello. Mh, se va bene, se è un cartoncino di buona qualità, è garantito che mi riflette il 18% della radiazione incidente. Eh, che sia acromatico, però nessuna garanzia magari lo è molto probabilmente no eh, un color shaker si sì, ha le tacche grigie che sono praticamente tutte cromatiche mm. quasi ovviamente perché mm, un, un oggetto perfettamente matematico che esiste nell'astrazione matematica dovrebbe avere una riflettanza che è una linea piatta completamente piatta non, non si può fare però il color shaker ci va molto vicino è un, un oggetto affidabile quindi se sceglie una delle tacche, una delle più chiare di solito, per fare il bilanciamento del bianco. Oppure qualsiasi altro oggetto che è garantito che noi possiamo misurare magari con uno spettrofotometro per vedere se la sua riflettanza è piatta, quindi quanto di più possibile tendente all'acromatismo totale. Quello è il nostro riferimento per il bilanciamento del bianco. Ovviamente questo ha anche una limitazione, perché... Eh, è vero dice, la parte fisica è corretta. Abbiamo un, un oggetto che ci riflette l'illuminante senza alterarlo. Cosa facciamo noi con ACR o con un altro software? Prendiamo la pipetta del bilanciamento del bianco e ci facciamo un pic. Cosa succede a questo punto? Che quella terna RGB diventa neutra. Quindi diventa qualcosa come 128, 128 128 128, che è un grigio. Ma che grigio è? dov'è questo grigio cioè su quale linea dell'adattamento cromatico giace e qui ci si ricollega all'architettura del sistema ICC di gestione che è, se è un grigio neutro è un grigio che poi va sul PCS del D50 quindi è un grigio che appartiene alla linea del D50 mettiamo a caso che io la foto l'abbia fatta con uno standard A quindi con delle luci al tungsteno che sono molto distanti dal D50. Hanno una CCT di 2854 Kelvin che è abbastanza differente da 5.004 Kelvin. Se io faccio il PIC su quel oggetto cromatico, mm -hmm. io prendo e faccio coincidere quella linea del grigio, che dovrebbe essere la linea del grigio dello standard A, e la porto sul D50. Ho bilanciato correttamente il bianco? Sì. Per quanto concerne lo standard di CC, io ho fatto tutto correttamente, però tengo una foto che non ha niente a che vedere con la realtà, perché io ho spostato l'adattamento cromatico e l'ho portato da standard A a D50. È corretto da un punto di vista formale per quel sistema, non lo è per quanto riguarda la mia percezione, perché io mi ricordo colori caldi <ride> quando ero in quell'adattamento. È vero che io il bianco lo vedevo bianco in quel momento. Perché il mio sistema si era adattato, la mia visione si era adattata, aveva individuato l'illuminante e l'aveva scartato. Questo ovviamente vale per la costanza del bianco, però c'è tutto il discorso dei colori che ci ruotano intorno e quello era un illuminante molto diverso. Facendo questo. Io mi sono spostato e sono arrivato a un D50 e poi ci sarebbe tutto il discorso delle matrici di adattamento cromatico. Quindi sì, io ho fatto una cosa corretta, però non ho risultato piacevole. Questo è un limite dell'architettura ICC. Il fatto di avere questa scelta, di, di avere come cardine il D50, è un po' un limite. È per questo che poi tutte le riproduzioni, le cose importanti sul colore, si fanno sempre in D50, perché quello è l'illuminante principale, cioè io non posso fare riproduzioni di oggetti d'arte usando le lampadine al tungsteno, oppure usando dei led cinesi marca Ghianda che hanno uno spettro schifoso, e per quanto io possa bilanciare correttamente il bianco, poi le cose non sarebbero corrette. Quindi per praticità e per precisione, <ride> Usiamo il D50, che è il nostro illuminante principale, però, se siamo in un ambito di, di foto artistica, io devo abbandonare un po' quel concetto di prendere il coro share, inserirlo nella scena e farci il bilanciamento del bianco. Va bene fin tanto. Io scatto con delle luci che sono simili al D50, ad esempio, un flash. Un flash di solito ha una temperatura di 5000 5500 Kelvin e uno spettro che non è identico al die però ci va molto vicino quindi è una luce molto simile a quella solare, o comunque abbastanza simile. Allora, in quel caso se io inserisco nella scena fluttuale della modella, di del un prodotto, inserisco un color share per fare il white balance o la pipetta, allora lì va bene. Se invece sono in una scena a luce naturale, cioè le luci delle candele, per esempio. No? Luci molto calde, allora è sconsigliabile farlo. Lì bisogna andare un po' a sensibilità artistica, non c'è altro da fare, perché devo conservare quella che è la sensazione della scena. Se io faccio un bilanciamento del bianco con il coro shaker in quella situazione eh, ottengo una scena che è troppo fredda, sicuramente, quindi non va bene. Oppure magari siamo al contrario, siamo in una situazione di luce molto fredda, che ne so. Sei ehm, al nord fai eh, foto quasi al circolo polare artico ehm, intensamente blu, intensamente freddo. Mm. Se ci metti un po' lo e fai il bilanciamento del bianco, la scaldi, mm. la rovina, eh, è vero che stai facendo un bilanciamento del bianco corretto per quanto riguarda le specifiche software, però stai rompendo quella che è la parte artistica. Mm. Quindi ci sono dei limiti nella gestione di CC, Questo. ok? Ok, e quindi come dobbiamo gestirla? Abbiamo capito che ci sono dei limiti, ora come dobbiamo gestirla? Allora, ora magari mh, ora ci sarebbe da, da parlare dell'altra parte, dei monitor, delle cose, però mh, vediamo cosa può succedere mh, quando si apre un ROV. Mm. No? C'è una dimostrazione diciamo un pochino più pratica, ora magari io provo ad aprire... Un rob sul mio sistema. Scusami, ma ti devo condividere. Devo prendere il tuo desktop? Sì, adesso ti condivido. Eccolo qua. Ci dovrebbe essere una finestra. La vedo già. Una finestra. La vediamo. No, eh, non lo riesco a vedere. Eh, perché ci sei ancora tu? No la vecchia schermata. Ok, ora ora si dovrebbe vedere qualche cosa. Spe ecco qua, sì, ci sei, perfetto. Ok, ci allora, sei? sono. Ah, io che lo devo sistemare un attimino. Ok. Perfetto, sì, l'ho centrato. La conosco questa fotografia. vai oh. Questo qui è una Canon 5D Mark 3, come roba, ovviamente si vede. Ora, noi lo stiamo aprendo con il suo software, eh, sì, il suo profilo di base, che è l'Adobe Colori. Ora, l'Adobe Colori è un profilo modulare che si innesta sulla sull'Adobe Standard, cioè questo qui. Questo, questo, è un profilo... questo qui non ti vedono, allora eh, si vede soltanto, allora si vede la fotografia con le ballerine eh, per dire cosa stiamo, eh, stiamo eh, vedendo, ok. Stiamo... Aspetta un secondo, aspetta un attimo perché lo sistemiamo, ok. Sì, ora lo vediamo meglio. Perfetto. Ok, sì, sì. Non so se tu... Ok, sì, ora lo vediamo, lo vediamo bene. Un po' tagliato sotto, ma lo vediamo perfettamente. Vai. Ok, allora. Cosa sta succedendo qui? Allora, intanto spieghiamo questa cosa. L'Adobe standard ce n'è uno per ogni fotocamera nel sistema. Noi non vediamo ovviamente il sistema, lo seleziona automaticamente. L'Adobe colori è un profilo modulare, quindi ce n'è uno solo, che poi si aggancia in automatico all'Adobe standard specifico di ogni fotocamera. Ora, cosa succede? Che la 5D Mark III ha in eredità il profilo colore di quando è uscita. Quindi, sebbene questa sia l'ultima versione di Camera Lowe disponibile, l'Adobe standard di questa macchina è quello originale di quando è uscita. Ora, quando Adobe ha fatto questo profilo, aveva in mente un'architettura e un'idea su come fare le cose, che andava bene per la stragrande maggioranza delle situazioni, ma non proprio in tutte. E questi, questo lo vediamo questo effetto, cioè questa posterizzazione, questa estrema saturazione di alcune zone della foto, è un diretto effetto del profilo. Mm. Qui la macchina è completamente innocente. Ora prendiamo un profilo che ha un'architettura completamente diversa, più recente, come ne so, il cobalt neutral. Tac. Ecco Cosa succede sulle stesse zone? Mm. Qui ho un roll off verso il bianco, quindi verso una luminanza maggiore che è corretta. Ora i, i dati sono sempre gli stessi: è sempre lo stesso robe, però passa da una caratterizzazione diversa del profilo. Mm. Qui non ci sono problemi, mm. ovviamente. Ricordiamo un attimo indietro: facciamolo rivedere. Facciamo vedere quello nativo di Adobe perché questo è una parte. Ok, nativo di Adobe, eccolo qua. E poi, e poi il neutro. Ok, si cambia completamente. Esatto, cioè qui è come dovrebbe essere: diciamo, il rendimento del bianco di una zona che ha un'esposizione maggiore. Questo profilo dell'Adobe originale non riesce a farlo. Farlo. Non riesce a farlo perché è sbagliata la sua architettura, mm. ora la disamina proprio dell'architettura sarebbe lunga, però questa non è un difetto della fotocamera. Cioè, non è che la 5D Mark 3 ha problemi su questo tipo di luci, mm. è il profilo che ha problemi. Mm. Ovviamente, se prendiamo una 5D Mark 4 a una macchina più recente dove adobe ha aggiornato il suo sistema di caratterizzazione, un problema del genere non si verifica più però non è colpa della macchina. Cioè, questo che Adobe purtroppo non fa l'aggiornamento di questi profili. Quindi si limita a fare nuovi profili, poi per le macchine escono successivamente, però le vecchie fotocamere purtroppo si beccano come vecchio profilo e ovviamente ah. se partiamo da un profilo che è completamente sbagliato e poi ci mettiamo sopra una post produzione magari peggiore ma anche una post produzione fatta bene noi non andremo mai a recuperare il dettaglio così come lo stai facendo tu nei ma vari punti io sono uscito per esempio in questa situazione sono diciamo atterrato su photoshop cioè una no, cosa del genere come faccio a sistemarla mm. cioè non c'è un intervento manuale che mi possa consentire di recuperare queste zone che sono andate a posterizzare. Cioè, ormai il danno è stato fatto, l'ha fatto il profilo. Quindi se io parto una situazione corretta, posso fare parecchi interventi. Qui, ormai, l'informazione è andata a pallino e non la recupero più. Ora possiamo scegliere anche un profilo, magari, ancora più adatto a questa situazione. Come potrebbe essere il Cobalt Repro? È un profilo lineare, mm. e si vede che l'immagine è più piatta, però è anche molto più lavorabile in queste situazioni. Mm. Perché se vado a prendere, Cobalt Neutral, ovviamente, la foto ha più vigore. Mm. Questo è un profilo che ha una curva CR standard mm. come l'adobe standard. È la stessa curva. Mm. Quindi mi dà lo stesso effetto di compressione tonale mentre il repro è completamente lineare quindi io ho più diciamo margine sulle alte luci ho le ombre che non sono schiacciate il repro è più qui... lineare quindi tu non hai una il... curva ad s diciamo eh, esatto. non hai non hai la... Ora vorrei intervenire col mouse sul tuo computer ma dove stai tu sostanzialmente sulle curve tu non ce l'hai a s si vede che è più lineare il repro è così questa è la curva di contrasto che posso aggiungere io sì, sì. utente. Questa qui ovviamente è sempre lineare di base, anche se io prendo Eh adobe, certo, adobe. certo, Questa sì. lineare perché questa è la curva sì. che aggiunge poi sì, l'utente. Perché è un profilo, non è un preset, sostanzialmente. Esatto, cioè nel profilo di base l'Adobe standard mm. è sempre presente questa curva di contrasto. Questa curva mh, è una scelta operativa funzionale perché io ho bisogno di una curva di contrasto nella stragrande maggioranza delle situazioni. Ci deve essere da qualche parte qualcosa che mi consente di infilare la dinamica del sensore nella dinamica di un monitor. Però è anche vero che questa curva è mh, diciamo condensata nel profilo, cristallizzata lì. È certo, non posso scegliere la sua intensità. Ovviamente, io posso anche fare una curva che va a sommarsi. Mm quindi posso estremizzare la cosa, la posso anche, diciamo, togliere un po'. Però, come si vede, per quanto io riesca a fare una curva S inversa, no? sì. il problema qui mm. mi rimane. Mm. Cioè, io non riesco a togliere questa cosa, mm. questo dettaglio rovinato dall'architettura del E con profilo. questa curva, sposta un attimo in uh, repro, fammi vedere. Voglio, sono, uh, prima in... Uh, eh. Posso farlo in neutral? Farlo in neutral sì, che è più pertinente. Ok, eh, io, anche, io ho lavorato contro la curva in sì. questo caso del filo. però l'architettura mi consente comunque di farlo. Sì. cioè in questo caso, comunque io ho una corretta definizione del roll-off. Ora io non devo esagerare, perché se io creo un, un appiattimento. Probabilmente in questa zona qui io creo anche dei problemi, quindi io non posso lavorare contro la curva del profilo oltre un certo livello, lo posso fare in questo caso sottraendo so contrasto, no? perché la curva è nell'inverso in di quello che di solito si fa. Qui ancora l'immagine non è rovinata, posso sommarla e qui ho l'effetto standard, è più facile aggiungere contrasto, quindi ho ancora un'immagine che è credibile. Ora, nel Repro, partendo dalla completa neutralità del profilo, quindi non ha da nessuna parte una curva lui stesso, io posso decidere di aggiungere la curva come più mi aggrada. Cioè io sul Repro ho la libertà di aggiungere la curva di contrasto che mi serve, quella che mi piace o quella che è necessaria. Perché non tutte le foto hanno bisogno dello stesso livello di ma compressione ma dipende molto da come eh, nella realtà dipende da come scatti dalla scena, questa è una scena ad alto contrasto quindi probabilmente è molto dipendente da quello che io fotografo la libertà del repro è che la curva ce la posso schiaffare io, cioè posso decidere io qual è l'intensità di questa curva mm. senza essere costretto a prendermi subito quella CR standard e poi doverci magari lavorare contro che è molto più difficile che può creare molti più danni quindi dal repro si parte da una situazione completamente neutra e poi si può scegliere di aggiungere o togliere molto più facilmente è più semplice avere più dinamica con il repro e eh sì perché allora oh. scusa si fa di solito anche nei video no? che tu lavori dei file flat sostanzialmente dei file piatti esatto. e poi da lì esatto. riesce a recuperare più gamma dinamica quando va in post produzione. Infatti, mi sono sempre chiesto perché di questa cosa, per esempio, questo fatto non è mai stato preso in considerazione in fotografia. Esatto. Cioè il concetto è esattamente lo stesso, cioè io teoricamente dovrei sempre lavorare in quest'ottica qui. Cioè, per quanto riguarda le trasformazioni del colore, la corretta caratterizzazione e tutto quanto, eh, i profili non dovrebbero avere una curva. Infatti, i profili destinati alla riproduzione artistica sono profili lineari, appunto, perché il sensore è un dispositivo di acquisizione lineare. Io devo preservare questa cosa, quindi devo trattare il colore linearmente. Lo trasformo, lo caratterizzo ovviamente perché c'è bisogno di questa fase e ottengo quello che è lo scenario Ferred. Fin tanto che il profilo è lineare, io posso, diciamo, sperare di ottenere questa trasformazione e questa condizione, quindi di arrivare al dato scene referred preciso. Quindi una ricostruzione della realtà che è esatta. Come io vado su profili, come la Dove standard, anche Cobalt, Neutral, Cobalt standard e tutto quanto che hanno una curva di contrasto, io so che la ricostruzione scene referred è persa. Questo per definizione non c'è modo di, di farlo. Quindi ovviamente noi siamo in un'ottica diversa, non ci interessa più la riproduzione esatta colorimetrica della scena, ci interessa di avere una foto che è credibile per quanto riguarda la fruizione a schermo. Ora, questo è il risultato che aveva l'Adobe Standard di questa macchina. Rifacendo i profili, quindi andando a ricalcolare tutti i profili facendo li ex novo, noi possiamo garantire anche a fotocamere che non sono proprio recentissime di avere comunque una resa che è pari a molti modelli moderni, perché la 5D Marca 3 è chiaro e non ha la stessa gamma dinamica della 4, ha un po' di rumore, però non ha questi problemi qui come macchina, gli aveva il software gli aveva, gli aveva sì, il profilo tra le altre cose, fai la 1000 ISO pulito Vabbè, ma questo diciamo non dipende dal profilo <ride> questo dipende dal sensore ma già la 5D Mark III sì, sì. queste foto le faceva senza nessun problema è chiaro che molte persone pensavano che la fotocamera avesse dei problemi di per sé perché sì. vedevano questo tipo di risultati e ti dico Quindi, anche una cosa io che ho avuto la, la 6D per non avere questa tipologia di risultato, tu qui riesci a vedere, perché è camera raw, non riesci a vedere i dati di scatto, se eh, era compensata a zero o leggermente sotto o sopra. Perché io per non avere questo effetto, per esempio, ho cominciato a, ah, a sottoesporre anche cioè, nel momento in cui sottospongo io mi perdo tutto cioè perdo questo impastrocchiamento ho un'immagine più pulita però tu mi stai dicendo sì ma in tutti i casi poi è il profilo che lo deve aprire evidentemente il profilo lavora meglio con un'immagine sottoesposta, è questa la sostanza eh, niente, cioè, cioè sottoesposta, eh, scusami niente. io uso il termine sottoesposto per farmi capire ovviamente non da te però esposta a sinistra la espongo di più a sinistra io è come se andassi a normalizzare mm -hmm. le alte luci dove invece vedo che si crea questo pastrocchio lo facevo già con la 6D esatto questo era un, un modo per poter ovviare almeno in parte a questa cosa ovviamente era diciamo, un baratto eh, mi tolgo un problema però me ne accollo un altro perché il profilo più mio mi discosto dall'esposizione corretta dovrebbe essere corretta per la scena e più che il profilo perde validità ne, in ACR e sì. perché scusami torno un attimo era... da te scusami perché ci devono vedere sì. nel senso eh, non muovere il desktop perché così stiamo più tranquilli dopo non lo dobbiamo ricostruire torno un attimo da te perché così ci vedono ok ah sei diventato più piccolo okay. ma ora no no non, non muovere niente guarda non fa niente che sei un po' più piccolo a video di qua non fa niente ah ecco ti sei normalizzato, magari siamo persi l'altro desktop. Allora io, io ti devo fare in relazione a questo fatto che è molto, molto, molto interessante, una serie di, di domande. Allora, mm. la prima domanda è questa. Tu hai preso una delle scene che poi a me piacciono, perché queste qua ad alto contrasto, no? Quindi io ho l'impatto di luce forte e poi l'ombra nera dietro, cioè il nero, il buio più totale dietro. E una delle cose più importanti di questa tipologia di fotografia è avere il dettaglio dove è la luce. E quindi di solito si espone per la luce. Ora la domanda che volevo farti io eh, diventa un, un fatto un po' differente. Ma qual è la diciamo linearità tra ehm, alti ISO? Quindi tra il fatto che io aumenti l'ISO e la gamma dinamica. Cioè la domanda è, quando aumento l'ISO, perdo gamma dinamica? E poi ti dico perché ti faccio questa domanda. Mm. Sì, cioè quando io alzo l'ISO, progressivamente perdo okay. gamma dinamica. È inevitabile perché eh, vado a deprimere il rapporto segnale-rumore e quindi a un certo punto le ombre non hanno più quel parametro qualitativo e quindi devo comunque tagliarla alla gamma esatto. dinamica e quindi allora questa è una riflessione perché ho sempre imputato però ora l'hai risolto che questo fenomeno in queste determinate situazioni dipendesse dal fatto che io aumentavo gli iso e quindi aumento gli iso perdo gamma dinamica si restringe il range che può essere visto e quindi la macchina o il profilo in qualche maniera mi genera un pastrocchio di questo tipo. Tu invece mi stai dicendo un'altra cosa? È vero che si riduce la gamma dinamica, ma la perdita non dipende dal fatto che c'è meno gamma dinamica, la perdita dipende dal fatto che il profilo è fatto una schifezza. No, allora la gamma dinamica effettivamente viene persa. Cioè, è chiaro che se io scatto a ISO sempre più elevati. C'è sempre più rumore, questo rumore mi sporca sia le alte luci che eh, le ombre. Ovviamente, nelle ombre, eh, questo effetto è maggiormente visibile, e quindi la gamma dinamica effettivamente si riduce. Tuttavia, questa cosa che stiamo vedendo, questo effetto. Aspetta, qui, ripasso dall'altro lato perché io devo seguire te. Aspetta, okay. certo. oh, ci sono io. Que questo effetto qui di posterizzazione dei colori non è dovuto a un discorso esatto, di gamma dinamica, questa è la domanda. O altro. questo è proprio dovuto all'architettura del profilo. Qui cosa sta succedendo? che mh, nella sua incarnazione dell'epoca dello standard DNG a fare il lavoro grosso di caratterizzazione erano delle matrici che si chiamano Forward Matrix. Ora, eh, queste matrici, quando è stato progettato tutto il sistema, eh, non si pensava che diventassero così estreme. Ora, qui bisognerebbe spiegare un attimo mh, più estensivamente il discorso delle matrici, e le trasformazioni verso x, y, z, ma diventerebbe lunga la faccenda. Però, cosa, cosa si può dire? È che queste matrici hanno dei termini negativi, hanno dei numeri. Con meno scusami, 0, è un po' come 4. quando tu metti la curva su eh, diciamo per fare un esempio pratico. Quando tu metti la curva mm. di Photoshop, no, diciamo eh, l'angolo eh, te lo vorrei indicare col mio mouse, ma non ce la faccio. Allora, l'angolo eh, in alto a destra, quando tu lo regoli superiore rispetto alla fine della curva sulla destra, cioè quando fai una curva che scende. Mm. È tipo quello l'effetto? Eh, diciamo che quasi. quasi, nel senso che eh, l'idea che io possa caratterizzare un sensore con una matrice funziona discretamente bene. Cosa succede però? Che mh, un sensore moderno. Eh, specialmente quelli più recenti ma già nella 5D in 3 questo effetto si vedeva hanno bisogno per forza di cose che alcuni termini di questa, di questa matrice siano negativi e questo comporta una cosa che per alcune terne RGB quindi per alcuni dati in ingresso la matrice generi un output che è estremo estremo nel senso che può essere al di fuori di uno spazio colore al di fuori del locus umano, al di fuori addirittura di x, y, z. sono tre condizioni che sono una peggio dell'altra, in cui il software non ha più una coerenza. Qui siamo andati fuori da un profilo, siamo andati fuori dal locus umano. È una zona in cui la matrice non può funzionare bene, non può funzionare bene perché la matrice va bene per dei colori che non sono estremi allora lì si adatta abbastanza bene e fa un buon lavoro. Ma su coordinate piuttosto difficili, quando i sensori sono abbastanza buoni, questo sembra paradossale, però un sensore buono ha bisogno essenzialmente di questi moltiplicatori negativi, ci troviamo in una situazione abbastanza di incubo, che può essere via via sempre peggiore. E questa cosa diventa sempre più probabile, tanto più questi moltiplicatori diventano... Elevati, negativi ed elevati. Ora, siccome siamo arrivati a moltiplicatori che arrivano a 0 25 e 0, negativo ed è un botto, questo problema è diventato sempre più prominente. Quindi Adobe ha dovuto cambiare questo quest approccio e fare un, tutto un discorso diverso sulle Forward Matrix e inserire uno stadio di sviluppo diverso. Questa cosa qui ovviamente basta ricostruire il profilo eh, in un'altra maniera e quindi noi lo possiamo risolvere. Mm. Ricalcoliamo il profilo, usiamo un'architettura più moderna e questo problema non si presenta. Allora, io ti, ti posso fare un quindi, paio di domande, poi dopo, eh, mh, come al solito c'è sempre poco tempo. Allora, la questione, allora a me è chiarissimo, credo anche a tutti i nostri amici che sono zitti, butti, non fate neanche più domande, quindi a parte Federico Ballestrini, un altro amico simpaticissimo che scrive favola, cioè questa è la definizione che ha detto. Allora, io voglio capire una cosa, se questo limite, no? questo, tutto quello che abbiamo visto, è un limite, tu dici la 5D perché è un sensore vecchio, perché è un'architettura del profilo vecchio e così via, eh no. non aggiornato, ma lo stesso mm -hmm. problema c'è anche con macchine fotografiche moderne? Allora, se la macchina è abbastanza recente, Adobe già aveva un'architettura aggiornata. E quindi questi problemi così elevati non si presentano mm, perché è stata cambiata appunto l'architettura del profilo e questo problema è stato risolto mm. però sfortunatamente ne, ne è derivato un altro quindi e ce lo fai vedere l'altro quale... problema si sì, vediamo cosa abbiamo qui ok ricordati sempre che io ti devo seguire Ah, Rocco Malaspina ha detto quindi mi state dicendo che un sacco di foto del genere che ho scattato a concerti e ho magari cancellato alla fine erano buone? Direi di sì. Certamente, certamente. Su, su Rob ci sono i dati che sono dati grezzi, device dipendenti. che basta caratterizzarli in una maniera corretta e ci tiri fuori una scena corretta. Quindi, questo sicuramente era un problema di architettura del profilo e non della macchina. Quindi basta avere robe messe da parte, si usa un profilo diverso o comunque un approccio diverso alla trattazione di questi dati e si risolve il problema. Ora vi faccio vedere un'altra foto di un'altra macchina. Ok. Io ti seguo sempre eh, perché devo andare a prendere sempre. Ok, sono sul tuo desktop ora. Sì, perché sto vedendo sempre quello di prima. Sì, mi sa, ecco qua. Sì, perfetto. Ah, Anche questa l'avevo vista perché poi, non mentre ho studiato. Cioè, non è che... allora eh. aspettate, un attimo, proviamo ad allargare anche questa un poco. poco Che magari i nostri amici vedono meglio. Qua stiamo parlando invece di sensori moderni. Esatto, questa è una macchina molto più recente. È una Sony A7RM2. Questa macchina ha in dote un'architettura del profilo attuale, diciamo, mm. cioè secondo l'interpretazione vigente di Adobe, che non è una cosa che è, diciamo, ufficiale, però è una cosa che fanno loro internamente. Quindi bisogna andare a decodificare il file e capire come l'hanno fatto. Ora, questa foto qui, questa macchina qui, con questo profilo qui, in una situazione come la precedente, della 5D Mark III, non avrebbe evidenziato quel problema. Mm però Adobe ha fatto altre scelte che possono essere buone in alcuni ambiti e cattive in altri. Per esempio questa foto qui di questo fiore, noi la vediamo con l'Adobe Colori, passiamo un attimo all'Adobe Standard, che come sappiamo è il profilo proprio quello fisico che caratterizza la faccenda, e vediamo questa resa del colore. Ora, mh, sembra che non ci sia niente di strano, in realtà mh, se si va a vedere il profilo... Mm, le forward matrix non clippano, però c'è un forte gamut compression che è nello stadio di caratterizzazione. Ora mm, mi rendo conto che sarebbe complicato spiegare tutto, però basta cambiare il profilo e rendersi conto di una cosa: stiamo perdendo molte sf mm. sfumature. Con questa scelta di Adobe eh, il canale del rosso anche il canale del blu sono costretti e quindi noi perdiamo delle sfumature, cioè c'è un appiattimento e questo dovrebbe essere abbastanza evidente. Non no, ho visto no, più allora, si vede, fortunatamente si vede anche da monitor nonostante il passaggio non per OBS, chiaro. YouTube e così via. Credo che sia abbastanza chiaro perché lo sto vedendo. Quindi in, nella sostanza i nuovi profili sono molto linearizzati, cioè sono molto neutri. Cioè, la, la curva di contrasto è sempre okay. la stessa, quindi da questo punto di vista non è cambiato niente. Però quello che succede nello stadio di colorimetria, quindi nello stadio di caratterizzazione tra le forward matrix e le map, che sono la parte non lineare di trasformazione, hanno fatto una scelta per cui il colore della foto è più compresso. Quindi non vai, diciamo, a sforare su un monitor di una fascia economica, magari, però questo ha un prezzo, ha un prezzo sulle sfumature del colore. Praticamente il sensore ha molte informazioni per quanto riguarda le sfumature del rosso, sui fiori, le ha catturate correttamente, il profilo però le ha segate via. Ho capito. Le assegatività che questo gamut compression, cioè questa limitazione del gamut dei colori, dell'estensione della saturazione dei colori, è fatta in uno stadio. Grezzo tutto sommato, cioè quel, quella parte lì del profilo dovrebbe fare un'altra cosa Adobe la sta impiegando per fare una limitazione della saturazione e dell'estensione del gaunt Questa è una scelta che ha un senso perché magari Adobe si preoccupa di non avere rogna con chi ha un monitor da trillire E magari dice, sì però ok, però la foto mi clippa come colore allora hanno fatto questa interpretazione del loro standard e siamo arrivati a questo livello qui, in cui sì, è vero che la foto non mi clippa come la precedente della 5D Mark III però è anche vero che io ci sto rimettendo tantissime informazioni quindi ho un hardware, ho una fotocamera che è in grado di darmi molte informazioni sul colore sulle sfumature però poi il profilo me le cassa via non è no, bellissimo anzi. Queste informazioni Anzi, sono tra Diciamo per... che forse mentre, sì, nella, infatti, lo facevo con le Canon. Mentre nel primo caso si poteva, diciamo, io aggiustavo al momento lo scatto sottoesponendo, cioè esponendo un po' di più a sinistra e quindi recuperando mm. le alte luci. In questo caso, esatto. invece, io non, da, in macchina non ho nulla da fare perché questa è una fotografia esposta bene. Paradossalmente, paradossalmente i vecchi profili. Mh, facevano un danno ovviamente sì. su, su alcune situazioni però poi in una situazione come questa dove uno scatto a questi fiori sarebbero sì. stati migliori quindi Adobe ha fatto una cosa ma, ma ne infatti ha peggiorato Io ti dico, ti dico che quando poi sono passato dalla 6D alla Canon RP io ho visto una grossa mm -hmm. differenza dal punto di vista proprio della gestione del colore mentre invece non è la gestione esatto. del colore, sono due profili Perché differenti Esatto, cioè è sempre quello che è stato detto per la serie 5D di Canon che sulle discussioni, insomma, da appassionati si faceva. Cioè che la 5D aveva una certa impronta, la 5D Mark II sì. ne aveva un'altra, la 5D Mark III un'altra ancora e la 5D Mark IV un'altra ancora. E spesso si diceva che la 5D Mark III, soprattutto la 4, avevano colori più mm. scialbi. Che il sensore della 5D Mark IV aveva più gamma dinamica, ma aveva ehm, dei colori meno belli o comunque ehm, delle, delle sfumature meno belle, sì, sì. meno ricche rispetto alla 5D 2, che era considerata la migliore, forse della serie. Ecco, in realtà tutte queste differenze sono date dai profili perché la 5D Mark 1, la 2, la 3 la 4 hanno tutte per coincidenza delle interpretazioni dell'architettura del profilo differenti. è molto chiaro cioè se sei accogliente a questi profili ad ogni step trovi delle differenze quindi la 5D Mark 2 in una situazione tipo questa avrebbe dato delle ottime informazioni sulle sfumature perché il profilo non aveva nessun gamut compresso sì però se alzavi le esposizioni scusami Enrico soltanto una cosa avrebbe dato delle ottime, un ottimo risultato dal punto di vista del colore, però per esperienza ti dico che se avessi esposto a destra mi sarei trovato con una perdita mm -hmm. di dettaglio. Esatto, perché quello era il limite architetturale di quel profilo di quei tempi. Buono per alcune cose, mm, detestabile per altre. Mi è chiaro. Quindi i profili hanno delle scelte che hanno privilegiato alcune situazioni. Però poi questo gamut compression io me lo becco sempre, cioè a prescindere su qualsiasi situazione questa deprivazione di informazioni esiste sui profili odierni di Adobe, quindi quando io fotografo qualcosa che ha questa ricchezza di sfumature me ne accorgo subito, ora un conto è fare magari più, più semplice eh, lì la vedi meno la differenza ma qui è proprio lampante dove la standard moderno diciamo mm. di una 7 r2 fa questo porco lavoro perché mm. è porcata, mentre un profilo che è costruito per conservarle queste informazioni quindi non ha questo gamut compression come per esempio il neutral ecco mi dà questa ricchezza cromatica mm veramente diversa e questo l'hai preso col neutral mentre invece fammi vedere il re, come lo chiami? Rebel? Repro? Eh, re, repro, sì, è un... fammi vedere il Repro io ho sempre la stessa, mm. la stessa ricchezza cromatica ovviamente la foto mm. è spenta è linearizzata è spenta perché è lineare, eh sì, è e... lineare. lineare. qua se chiudi se apre la curva sul... sul... Eh, se le apri un po', poi ovviamente tira... Eh, esatto. T -t tira fuori tutto. Che è il lavoro, diciamo che eh, però io lo preferisco linearizzato perché lavorando su un profilo flat, io sono sicuro che recuperi più informazioni. Cioè, più lavorabile. Esatto, cioè io rove eh, e sviluppato linearmente. Io conservo tutta la gamma dinamica originale del sensore. Quindi, se il sensore ha una. 14 stop di gamma dinamica. Io me li sto portando tutti dietro. Ovviamente, la visualizzazione della foto potrebbe essere così, no? Piatta. Però io mm. la posso lavorare. Quindi io posso inserire, sia l'esposizione. Se devo tirare un po' sull'esposizione. Mm. E poi aggiungere quel contrasto che mi serve. Magari è un contrasto che non è molto elevato. Perché la gamma sì, dinamica sì. originale della foto non era elevatissima. Sì. Quindi ho bisogno di un compressore, però non dello stesso livello della curva mm. CR standard che ha inserito in profili sì, sì. come la dodo. Ora standard, qua fare il confronto esempio. diventa complicato. Sarebbe poi... molto interessante vedere le due curve per tendere allo stesso risultato. Nel caso in cui parti dal mm -hmm. cobalt repro. Che è linearizzato. E invece quando sei poi in, in un profilo differente dove già è una curva nativa all'interno, <coughs> gli effetti sarebbero esatti? Cioè, se io se io prendo il cobalt neutro, no, per esempio, e ovviamente questo resetto, questo resetto, e, e mi riporto a zero come esposizione. Cioè, se io mh, prendo questo profilo, poi prendo il repro e al retro aggiungo la stessa curva che è presente nel neutral io ritorno nella stessa sì. posizione cioè sì. le foto sono identiche perché tu hai soltanto la curva linearizzata il resto poi ovviamente tu intervieni sulla gestione del colore esatto la no, parte la di colorimetria sì. la parte di colorimetria di un cobalt neutro di un cobalt retro o di un cobalt standard mm. sono tutte uguali cioè la parte di caratterizzazione del colore, che è la fase in cui siamo nei dati lineari, okay. è sempre la stessa. Cambia la fase successiva, come io gestisco alcune sfumature, alcune cose. Per esempio lo standard rispetto al neutral ha una correzione del colore, quindi un'aggiunta che è utile nei ritratti. Ora qui ovviamente non vediamo questa differenza, non la vediamo percettivamente, però se guardi l'istogramma leggermente si muove. Quindi la parte di colorimetria è la stessa. Nello standard io ho aggiunto una parte di mh, color correction che aiuta per le foto. Mm, con è un po' meno blu, hai messo. Hai ridotto è un po', po il... il blu, l'hai spostato un po' a sinistra. Esatto, mm. è un pochino diverso. Ovviamente, questa è una cosa che avviene in un altro stadio ancora del profilo ed è ehm, un profilo che è più adatto per gli incarnati, per le foto. Mentre il neutral oh, è più adatto per quando non vuoi interventi ulteriori e magari appunto per fiori, cose naturali, dove tende ad avere un colore che è più preciso. Oh, qui la, fo la foto non consente di vedere una differenza, mh, diciamo immediata, però c'è, è abbastanza piccola, però nelle foto di incarnato, eh, l'ho visto. Ascolta, si vede. mi sta chiedendo. Uh, Rocco Malaspina, uh, ma quindi Rocco Malaspina che ha visto oggi ci siamo incrociati sulla diretta che ha fatto Gianluca De Dominici su Sanremo. Io ci sarò. Mm -hmm. Allora, uh, sarò a Sanremo che ci sarà un festival sulla street photography, uh, secondo me anche molto interessante. Poi ne parleremo. Allora, Rocco Malaspina chiede: "Ma quindi, sempre rimanendo in ambito Canon, se sviluppassi il RO utilizzando DPP invece di Adobe non avrei questi problemi? Beh, quello dipende da come Canon ha fatto i suoi profili, perché ovviamente anche in DPP questi profili ci sono, sono nascosti dal programma, quindi non sappiamo che roba sia, perché mm, non sono consultabili, però sicuramente da qualche parte ci sono. Magari sarà uno standard adattato dall'ICC o sarà uno standard interno, questo non è possibile sapere. Ma ci sono i profili, sono assolutamente necessari. Quindi, da qualche parte, DPP pesca queste informazioni per fare la caratterizzazione. Ora, quanto siano buoni questi profili io non te lo so dire, perché bisognerebbe guardare caso per caso software, software e macchina fotografica di ogni per ogni, ogni volta andare a vedere e invece eh, per quanto riguarda invece capture one è comunque un problema mm -hmm. diciamo comunque l'apertura e quindi la visualizzazione il profilo perché io lo trovo molto differente capture one come visualizzazione cioè secondo me sta, sta su un altro pianeta Beh, sì, è sempre una questione di profilo sì, è una questione di profilo è, una è anche una questione di scelte poi mh, diciamo anche così di estetica perché eh, tutti questi profili hanno una parte di color grading cioè nessuno, nessuno fa mh, la scelta del, della ricostruzione colorimetrica della scena perché non sono assolutamente dei software pensati per questo, neanche Capture One infatti Capture One per la riproduzione di opere d'arte ha uno suite diversa, soft e diversa, eh, quindi c'è comunque un intervento sul colore per renderlo piacevole, per esempio Capture One ha una curva, anche loro hanno una curva di contrasto che è la film standard, poi si può scegliere nel programma, si possono scegliere anche altre curve, però quella diciamo standard appunto è quella lì ed è una curva che è più aggressiva della CR, quindi è una curva che dà un contrasto maggiore all'immagine, appena aperto il ROV. Quindi questa sensazione di magari maggiore incisione del file di Capture One è dovuta anche a quella curva lì, che è una scelta così totalmente aleatoria, non c'è una linea guida tecnica scientifica per scegliere questa curva. Qualcuno l'ha scelta così perché la riteneva giusta. Capture One ha una curva più mh, forte e quindi l'immagine di base quando viene aperta è più contrastata, magari più piacevole. Mm. Magari. Eh, a questo contribuisce anche il motore di demosaicizzazione di Factory One, che è, per quanto buono è anche un pochino più semplice di quello di Adobe, cioè un algoritmo un pochino più vecchiotto. Mm. Eh, eh, questo ha un effetto positivo da una parte e negativo dall'altra. L'aspetto positivo è che quando un algoritmo di demosaicizzazione è semplice mi dà un'immagine più netta, più definita. Mm. La parte negativa è che quando arriva un soggetto difficile, quindi un retino, un tessuto, qualcosa di ripetitivo, l'algoritmo più semplice può prendere fischi per fiaschi molto più facilmente. Mm. Quindi lì magari ci potrebbero essere dei problemi. Mm. Eh, l'algoritmo di Adobe su questo è più resistente. Mm. Quindi pro e contro sempre non c'è un vincitore assoluto. A me come software personalmente piace più Capture One. Anche a me. Per favorare le foto. Anche a me. Per quanto riguarda la creazione invece dei profili, allora preferisco Adobe, perché si sta lavorando in una situazione dove c'è uno standard aperto e conosciuto. Mentre Capture One, bontà sua, non ha mai rilasciato mezza virgola su come funzioni. Mm. E è tutto un lavoro di reverse engineering, sbattimenti vari... Eh, cose, cose abbastanza buffe oh. da quel punto di vista comunque è una rogna lavorarci oh. quindi non c'è un rapporto di amore e odio con utente per lavorarci le foto lo adoro, per crearci i profili lo detesto <ride> Comunque è molto molto interessante vedere cosa si può, cioè noi facciamo poi tanta attenzione a determinati fatti, no? uh, anche, il anche adattare la nostra fotografia a quelle che sono delle caratteristiche di delle immagini per come le vediamo a video. No? Io ti dicevo uh, che, che sottoesponevo per non avere quell'effetto. E, e mai cioè, ora perché ti sto sentendo ti sto comprendendo ma vai mai a comprendere che invece dipendeva da, da un errore del profilo eh, di, di adobe quindi questo eh, meno male cioè, perché così ve per lo vedo c'è una soluzione esatto sì, assolutamente sì. E, no io allora è ovvio che qui ci sono tante domande che stanno facendo Dice è possibile che in un prossimo episodio si possa affrontare la calibrazione di un monitor sRGB REC 709? Poi Rocco Mano della Spina, vabbè, facevo un'altra precisazione. Eh, Dicevo: Intendevo dire che spero che i software proprietari delle varie case siano ottimizzati per i loro prodotti. Eh, questa è una bella domanda. cioè io a volte ho visto dei risultati buoni, a volte ho visto dei risultati meno buoni. Cioè, anche lì tutto dipende da. Come è stato fatto questo profilo? Cioè, basta sapere quali erano le condizioni e gli strumenti usati, perché un conto è fare un profilo eh, con un color shaker a 24 tracche, un conto è farlo con un target molto più popolato di informazioni, quindi molto più esteso. Quindi, scusami, ora aggiungiamo un'altra cosa perché mi stai facendo venire in mente tanti fatti, infatti, secondo me, un po' dobbiamo meditare scusami, eh, no perché non, non ti riesco più a vedere perché si è bloccato OBS siamo appesi con un post-it su internet, su youtube in questo momento, perché eh, ah, veramente si è bloccato, infatti non riesco più a cambiare scena eh, allora, quando dicono quindi che la S5 Mark II ha dei colori che sono più interessanti rispetto alla G9 oppure alla S5 mm. Lumix Mark I Sostanzialmente non è quello, è semplicemente una scelta in un ambito che è quello del profilo di sviluppo. Ecco, del profilo di sviluppo. Cioè, il profilo fa la parte del leone. Ovviamente c'è una parte anche dell'hardware in tutta questa faccenda, però è estremamente minoritaria. Yeah. Cioè, quello che poi fa l'immagine che noi vediamo, il grosso, il grossissimo, tipo il 90-95%, forse anche di più del ruolo lo gioca il profilo mm. la qualità del profilo l'architettura del profilo la color correction che è nel profilo mm. tutte queste cose mescolate insieme e poi unite a rove mi danno l'immagine finale che io vedo a monitor mm. però grandissima parte di questa cosa è decisa dal profilo quindi anche aprendo la stessa immagine lo stesso rove in software diversi vedo risultati diversi e questo è perché cambia la pipeline di sviluppo. Cambia il profilo. Scusa, ora allora ti faccio ora... un'altra domanda: se io prendo tre macchine fotografiche differenti. Mm. Ehm, con file trattati con eh, molto differenti tra di loro. E con file trattati con lo stesso profilo. La domanda è io avrò lo stesso risultato dal punto di vista del, del colore e della luce. Allora, il, pro il profilo ovviamente deve essere personalizzato fotocamera per fotocamera. Mi è per chiaro. Per... Ma l'output del profilo... È al sensore. Sì, però l'output del profilo tende mm. ad essere... a portare tutte le macchine ad un livello omogeneo. Esatto, cioè questo è teoricamente quello che dovrebbero fare i profili di caratterizzazione. Mm. E questo è, diciamo, il ruolo dei profili base che fa cobalt, cioè cercare di uniformare tutte le fotocamere a una resa più colorimetrica possibile, più precisa possibile. Ma simile tra di loro? Sì, diciamo che sono assolutamente sovrapponibili gli output, mm, esatto. cioè in una condizione di luce ordinaria, quindi se non si va su cose estreme o fantascientifiche, eh, se io prendo una Sony, una Nio, una Hano, quello che tu vuoi. Se io uso dei profili ben fatti e sono fatti con la stessa architettura, soprattutto con la stessa architettura, con le stesse scelte operative, allora ho un output che è paragonabile, quindi ho praticamente la stessa resa, non sono distinguibili. No, perché mi veniva in mente una cosa: sempre poi parlando con i Videomaker, dicono i, i profili flat. Dice mm. l'utilizzo principale: è che rendono lavorabili in una maniera omogenea anche file che derivano da più, da macchine fotografiche differenti perché ti rendono un qualche cosa di, eh, la, quindi di diciamo di piatto anche tra di loro di omogeneo, di, di omogeneo tra di loro cioè, anche lì c'è un, comunque una parte di caratterizzazione sì. il fatto poi di operare su flussi video che sono lineari consente di uniformarli meglio perché si può fare eh, ehm, una trasformazione tra questi flussi che è diciamo più facile esatto cioè, quando si opera lineari si possono trasformare l'uno nell'altro più semplicemente comunque quello è un ambiente leggermente diverso comunque il concetto rimane sempre lo stesso sia sì, un file lineare la sua malleabilità è più facile mm. questo è eh, fotografia o video che sia soltanto che nel video poi si possono inserire delle lute trasformazione sì, però anche qui è lo stesso discorso cioè, nel senso sì. che io potrei, se ho un file omogeneo, io per esempio ho sviluppato i, profili che sono, i preset che sono artistici, e c'è una differenza tra una, tra una macchina e un'altra, ma questo dipende dal fatto che la, la, della, de, dei profili iniziali che cambiano. Cioè, se io applicassi esatto. su tre macchine i tuoi profili e quindi avessi un file che è omogeneo tra tutte e tre macchine, e poi andassi ad applicare i miei profili, avrei lo stesso identico risultato. Esatto. O comunque mh, talmente simile da non poter essere riconosciuto. Mm. Ovviamente questo è un pezzetto del tuo lavoro. Esatto, sì, che questo diciamo è il primo passo, cioè la prima parte dello sviluppo del ROVE e poi si può complicare ulteriormente. Senti, allora, vabbè, oh. sono diventati bravi tutti, perché poi così succede, poi tutti quanti imparano velocemente, nel senso che hanno capito, poi dopo bisogna far passare un po' di tempo. E, e Però noi, se volessimo continuare con la tua conoscenza e con il tuo lavoro, secondo me noi ci troveremo qui domani mattina alle 7 a continuare a parlare. Ti potrei mandare eh, un, un paio di miei amici che sono in zona a portarti i cornetti. Invece, io ti dico, perché non facciamo una cosa e dopo che abbiamo ci cioè, hai fatto vedere questa magia fantastica. Non programmiamo, cioè te lo chiedo ora perché non potrei dire di no davanti, con i nostri amici, perché non programmiamo cioè, un'altra data comoda per te e per me e così ci vediamo e nel mentre io farò un incontro con Federico Balestrini live va, va benissimo per me si può fare sicuramente nei prossimi giorni, ora vediamo di incastrarci e facciamo una terza puntata. Facciamo una terza puntata, eh. no? Perché qua sta Dario Gianni Marigo dice: Marigo dice, anticipo i ringraziamenti a Francesco per questa ottima idea di questi appuntamenti specialistici. Ed Enrico perché riesce a spiegare tecnicismi molto complessi in modo semplice. E questo appartiene ai grandi, però, no? Cioè il fatto che sanno spiegare delle cose complesse in modo semplice è dei grandi. No, sono molto contento e mi fa piacere che continuiamo in questa direzione anche se è una, è una parte tecnica necessaria e che si deve conoscere eh, diamo un po' di tempo anche a tutti gli amici per vederla perché molti poi se la vedono in, non in live ma se la vedono dopo, l'ultimo video ha fatto un, tantissime visualizzazioni quindi gli diamo un po' di tempo, diciamo nell'arco di, di no, non questa settimana una settimana più o meno ce la possiamo prendere per intavolare il secondo ragionamento Vai, perfetto, quindi possiamo poi continuare magari per quanto riguarda la gestione delle periferiche, capire un po' il ruolo degli spazi colore, perché sono fatti in una certa maniera, quindi c'è ancora ovviamente tantissimo da dire, e poi magari alcune cose sono un po' da nerd, diciamo, <ride> da hardcore nerd, ma sono comunque utili per capire alcuni concetti su come sono stati creati i programmi, perché succedono alcune cose magari. Allora è bello perché, sai, di questi incontri, io devo dire, è successo già la prima volta, ci sono i primi tre quarti d'ora dove tu inquadri la questione e poi arrivati a un certo punto scendi in maniera rapidissima in un ambito operativo e, e io non voglio dire teoria, perché sono fondamentalmente io un teorico, no? Cioè, Venivo da un mondo della teoria, però poi dopo contestualizzarla diventa sempre difficile. Mi è, mi è piaciuto molto questa, la tua capacità di partire da un ambito teorico di inquadramento e poi all'improvviso scendere in maniera verticale sulla pratica e quindi far vedere proprio materialmente qual è la differenza fra, eh, di, di quello che tu avevi detto rispetto a una cosa invece fatta bene, diciamo con meno comprensione. Poi voglio sapere anche i compromessi dei tuoi profili, però. Se ci sono. <ride> sì, certo, ci sono sempre dei compromessi perché l'architettura attuale dei software, nessuna di quelle che io conosca consente di avere tutto, c'è cioè qualcosa deve comunque sempre cedere. Mm. Eh, ovviamente eh, anche i nostri profili, anche i profili Cobalt, devono sottostare a quello che è l'architettura generale di Adobe per esempio il problema è che l'esposizione arriva dopo la caratterizzazione, ovviamente c'è anche per i nostri profili, non si può fare altrimenti, mm. eh, anche i nostri profili hanno eh, diciamo delle, delle questioni per quanto riguarda la gestione del gamut compression, che è fatta in una maniera completamente diversa, è eh, fatta in uno stadio diverso, però ci sono dei compromessi necessari, ora mh, andare su quelle cose richiederebbe tutta un'altra spiegazione di cosa sono i roll-off, cosa sono le coordinate estreme, cosa sono i domini negativi, eh, quindi la, la cosa si compie ulteriormente e poi bisognerebbe per esempio parlare più estensivamente di ProFoto, eh, di perché esiste, di perché è stato creato in questa maniera e di come interagisce in tutta questa pipeline. Mm, diciamo nel frattempo possiamo dire una cosa che magari è utile... Eh, nella pratica di tutti i giorni. C'è spesso una polemica che riguarda il profoto e dice che il profoto è uno spazio esageratamente grande che non è bene usarlo quando abbiamo un monitor che non sia un EISO da 3000 euro. No? Mm. Allora, questa cosa è assolutamente risibile per due ragioni. Il primo è il ruolo del profoto: è un, il profoto è un contenitore, quindi non si occupa di dover sapere che monitor abbiamo. Non è stato mm. pensato per quello. Il Profoso è uno spazio operativo, mm. è un contenitore per prendere i dati che arrivano dal ROV e contenerli. Quindi il suo ruolo è di essere grande, innanzitutto, per accettare questi dati senza deformarli. Mm. <coughs> e la sua morfologia è stata scelta in maniera tale che le trasformazioni che si hanno in questo spazio eh, siano il meno impattanti possibile. Cioè eh, il Profoso ha questa forma, questa estensione per un perché molto preciso. Non è uno spazio di output, mm. è uno spazio mm, di lavoro. Per e per sì, lavoro. Io utilizzo Profoto, cioè di... ho sempre mm. utilizzato Profoto. Esatto, ora in Adobe, quando si lavora con il software di Adobe, non ha assolutamente senso scegliere uno spazio diverso perché il Profoto è lo spazio di lavoro interno di Lightroom sì. e di ACS sì. anche. Quindi non ha senso uscire da ACR verso Photoshop in uno spazio diverso, tutto sommato, perché tanto comunque, a prescindere dalle nostre convinzioni o a prescindere dalla qualità del nostro monitor, Adobe ha scelto Profoto come lo spazio interno di lavoro di tutta la sua baracca, diciamo. Quindi eh, quando io scelgo uno spazio diverso su ACR vedo semplicemente l'istogramma cambiare, ma... Tutti i controlli utenti che io ho a disposizione sono comuni sul profoto mm. a prescindere. Quindi è inutile prendere uno spazio diverso. Tanto vale uscire verso eh, Photoshop in Profoto, fare le nostre operazioni perché è uno spazio che è concepito per fare quello ed è a, ad oggi, tutto sommato, ancora oggi uno dei migliori in assoluto se non il migliore. E poi fare la trasformazione da eh, questo spazio a un altro. Quando c'è necessità di salvare il lavoro finito. Quindi è chiaro che poi magari il contenuto JPEG su Instagram non lo pubblico in profoto perché non avrebbe senso, lo pubblico in sRGB, però questa conversione la faccio quando ho finito l'elaborazione. Eh, elaborare la foto in sRGB, macchina ad opere GB, è sconsigliabile, sono degli spazi di output puro. Sì. Quindi quando la foto è terminata io posso scegliere se convertirla in questi spazi e la distribuisco in questa maniera. E Però... poi c'hai la questione se la conversione farla in maniera relativa, percettiva e così via. Allora, quello è un'altra cosa che bisognerebbe affrontare nell'ambito io... delle questione colore CC, eh, mm. perché spesso eh, qualcuno dice, eh, ma io la conversione da ProFoto SRGB la faccio in percettivo. Eh, no, non si può fare, non si può fare perché il profoto è uno spazio colore definito a matrice nel profilo, SRGB a sua volta è definito a matrice e tra due spazi costruiti a matrice io posso fare una trasformazione, un intento, che è assoluto o relativo, mm. poi nell'interfaccia del programma di Photoshop io posso scegliere anche il percettivo o anche la saturazione, per esempio che sono i due intenti non colorimetrici, ma siccome nelle, nei profili non ci sono queste informazioni, lui comunque realizza un relativo. Mm. Quindi, praticamente tu che consiglio dai di utilizzarlo relativo non assoluto, ma ah, sì, per forza, per forza, perché ovviamente se io faccio una trasformazione tra uno spazio colore che ha il punto. Di bianco in D50, come il profondo a uno spazio s 16 che al punto di bianco in D65 eh? mm. e faccio un assoluto. Eh, io non adatto l'asse di grigi, mm. quindi non ho più la costanza del bianco. Ora, mm. questo magari poi lo vediamo. Più estensivamente no? Allora, fa facciamo. Osta... Mi piace molto il concetto lo spazio colore e riprendiamo da qui. All allora, Gianni Marigo domanda, ma allora a priori uno come fa a sapere. Se in quel momento il software sta gestendo i colori della mia macchina con un profilo corretto, non lo saprai mai, fino a quando non vedrai i profili di Enrico. Eh, questo dipende molto dal software che si usa, ovviamente. Nel software proprietario non si può dare profili diversi, quindi bisogna fidarsi del produttore. e In software come Camera Raw, Lightroom, Hapture One il profilo può essere scelto, quindi uno o se lo costruisce... Uno si comprende so, un color share, un color share SG, magari anche meglio, e si costruisce il proprio profilo, quindi sulla propria fotocamera, sulla propria situazione di scatto. Ci sono dei software più o meno complessi ovviamente per fare questo, e anche lì dipende che risultati si vuole ottenere, oppure si possono acquistare dei profili e sostituirli e usarli in alternativa ai profili di Adobe o di Phase One. Quindi, dipende. Allora, eh, le, le, le domande sui profili, secondo me, possono essere tanti perché poi ti dovrei dire a questo punto, scusa, ma se, per esempio, io scatto fotografie tendenzialmente sempre ad alto contrasto mm -hmm. che vanno sempre su un'estensione di stop molto ampia, quindi sono, diciamo, mediamente 16-17, no? Mettiamo il caso io dovrei usare un profilo che fa una certa tipologia di lavoro per quell'estensione, per quella gamma dinamica. Mm, sì, cioè, questo ovviamente dipende da che risultato si vuole ottenere. Mm. Il profilo lineare eh, ti consente di conservare tutta questa gamma dinamica e quindi puoi scegliere dopo se e come comprimerla, perché ovviamente se siamo in una situazione di basso contrasto magari un profilo lineare non ha bisogno di altro, cioè praticamente mm. lo lasci così com'è, perché comunque mm. la gamma dinamica iniziale della scena rientra in quella del mm. dispositivo di output e quindi non hai bisogno di un compressore tonale. Mm. Oppure, caso opposto, la scena ha molta dinamica e quindi te con il profilo lineare te la conservi la gamma dinamica mm. e poi decidi dove e come fare la compressione se farla con una curva RGB, se farla con una curva luma, se farla con un dodge in barn in maniera mm. selettiva, cioè a quel punto sei costretto comunque a farla, perché ovviamente la gamma dinamica in entrata eccede quella del dispositivo di output, la dovrei fare questo pane mapping, questa compressione, mm. però con il profilo lineare hai il totale controllo, quindi puoi eh, certo. come certo. e dove farla. Ma infatti, Anche. questa secondo me. Eh, allora se ti devo dire, io poi non, eh, ad oggi ne ho sentito parlare, ma non li ho utilizzati. Ma ti dico che eh, credo che quello del profilo lineare con un file diciamo neutro da lavorare per chi lo sa lavorare, ovviamente, mm -hmm. per chi sa dove deve mettere le mani perché. Eh, se hai voglia di, di perderci tempo vicino, comunque lo devi, lo devi, lo devi fare. Forse è il, è il... perché altrimenti si parte da una post produzione già sostanzialmente, da un file già post prodotto, cioè già lavorato, esatto. per poi dopo andare ad aggiungere ancora altra. E quindi io sono un po' contrario alla stratificazione di schifezze. Meglio che se uno la deve fare, la faccio da solo e la faccio io. Quindi questo fatto della normalizzazione. Mi piace è chiaro, molto. Sicuramente con un profilo standard che ha già una curva di contrasto magari ci semplifica il lavoro perché, bene o male, ci dà un risultato accettabile nella stragrande maggioranza delle situazioni. Se poi vogliamo un controllo maggiore, allora ci togliamo quella cosa, quella scelta che è fatta a priori da altri, mettiamo un file di sviluppo lineare. La scena sicuramente mi si presenterà nella stragrande maggioranza delle situazioni mh, piatta, sottoesposta, però è anche vero che io ho molte informazioni all'interno di Camera Raw e Lightroom, ho gli strumenti eh, utente per poi andare a dare il giusto tono all'immagine a seconda dei miei gusti e seconda di, di come la voglio fare mi dà più libertà in questo senso sì. è semplicemente una strada più, più lenta, più ardua nello sviluppo senti, allora dà... Enrico per la prossima volta a parte il fatto ci sentiremo io lo pubblicherò sempre un po' di giorni prima poi l'evento mm -hmm. eh, per la prossima volta spazi colore Spazi colore, differenza tra spazi colore e profili colore, eh, perché non sono la stessa cosa, e che ruolo giocano in tutta la gestione. Va bene, allora studierai, sì. mi raccomando. Sì, sì, certamente, ovviamente. Preparerò qualche esempio pratico anche per capire, insomma, eh, cosa fanno, perché lo fanno, insomma. Mm come Esistono va bene. Allora, ragazzi, eh, è utile dire che Enrico ci ha detto di sì. Quindi, questa cosa mi tranquillizza, non ci, non ci lascia in sospeso, perché poi vogliamo cercare di capire ancora di più il suo lavoro e in che cosa consiste. Ma lo vedremo la prossima puntata. Il prossimo episodio, terzo episodio. Allora, Enrico, io per ora ti ringrazio. Adesso. Delle cose un po' più tecniche, un, pochino più, diciamo, un po' non anche numeriche sarà un pochino più noioso, magari su alcuni aspetti, ma eh, quando si affronta il colore sono, sono delle cose che non si possono evitare, di fatto. Quindi, eh... Senti, mi viene in mente che mio nonno, sì. quando, eh, quando usciva a dipingere, no? lui portava poi me, che il nipote, andavamo in giro e, e la, con la tavolozza, il treppiedi, così via, poi dipingeva tutta la mattinata tornava a casa e mia nonna chiedeva ogni volta dice beh ma come eh, forse si è spenta la mia camera no ah no hai chiuso tu ok allora poi sì, mia nonna chiedeva no. dice scusami come è andata e allora mio nonno diceva ho gli occhi pieni di colore no diceva mio nonno allora ora che tu mi hai detto questo fatto quando si parla di colore si parla di numeri mi veniva in mente mio nonno che pensava di essere tornato a casa con gli occhi pieni di colore mentre invece vedeva soltanto numeri ma mio nonno non era molto per i numeri, era per i colori, li, li, lui li sentiva, sentiva le vibrazioni. Siamo, siamo, siamo pieni di immaginazione perché poi il colore è un'immaginazione, è una sensazione e quindi è questo, non ha una realtà fisica il colore. E la difficoltà è proprio questo perché, siccome il colore di fatto non esiste, non ha una consistenza fisica, è una sensazione, quindi è una disciplina che investe vari ambiti, quindi mm. da, dalla fisica mm. Che si occupa ovviamente degli spettri, e quando noi facciamo una misura spettrofotometrica o radiometrica, addirittura ci occupiamo di una branca della fisica, ovviamente stiamo parlando di lunghezze d'onda, di, di Watt su stereotipi radianti, quindi su so, so tutte misure che hanno unità di misura e sono realtà fisiche. Poi passiamo alla fotometria passiamo alla colorimetria, quindi ci spostiamo sempre di più da quello che è il lato cerebrale della faccenda, quindi della nostra percezione e immaginazione del colore. E, e, è proprio lì che iniziano i gravi problemi, cioè de, del fatto che noi ancora non abbiamo dei modelli standardizzati che tengono conto di tutto, 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 eh, ma soltanto di alcune cose. Mm, gli studi continuano, però... Mm, Forse non sapremo mai come funziona la nostra mente al dettaglio. Poi, magari vedremo alcuni aspetti pratici, anche illusioni ottiche che mettano alla luce queste cose. Sono dei giochini interessanti eh, per capire la differenza, per esempio, tra quello che è una macchina: la macchina che conta, e l'uomo che percepisce, che sono cose molto diverse. Va bene, Però. io te, allora ti ringrazio perché oramai questi appuntamenti diventano... Io, fa... io facevo le live massimo di un'ora e dieci. È vero che siamo in due, ma noi abbiamo bucato le due ore, secondo me. Vediamo un po' se sta scritto da qualche parte, per cui lunghissima. Ragazzi, io vi saluto. Grazie Enrico per questa preziosa lexio, lexio Magistralis e grazie a Francesco per aver organizzata. Ragazzi, io non devo fare altro che aprire una porta allo Skype di Enrico. Poi il resto lo fa praticamente lui. <ride> Vi ringrazio, Enrico. Ma guarda, veramente interessantissimo, ma veramente interessantissimo! Piacere, io, io allora, per ora saluto i nostri amici. Che così, ragazzi, io qua ho tutto bloccato. Quindi non so come abbiamo concluso questa, questa live. Però, eh, ti saluto, grazie Enrico. Se vuoi salutare i nostri amici, così, poi dopo chiudo lo, lo streaming. Dai, allora alla prossima volta eh, speriamo di non annoiarvi troppo perché eh, alcune cose capisco che sono un po' mh, noiose, non, non sono molto spettacolari, però eh, ci toccherà la prossima volta. Allora vi ringrazio tutti quanti, grazie, grandissima live Alessandro Zamboni. Alessandro, mi dispiace, io vorrei dare le risposte a tutti quanti, però preferisco non interromperlo perché altrimenti poi diventa più complicato, quindi è una moderazione orientata alla fluidità, altrimenti poi diventa troppo spezzettato, quindi scusatemi se non ho letto tutte quante le varie domande, ma un po' alla volta secondo me ci arriveremo. Federico Balestrini, nel mentre preparati perché secondo me mentre in attesa dell'ottimo Enrico il prossimo sarai tu e poi Enrico mi darà sicuramente ad una settimana quando vuole, ma iette la organizzeremo, faremo quattro chiacchiere su qualche cosa, vediamo. Quindi Enrico, preparati. Federico, preparati. Mani di velluto, grazie a tutti quanti. Io vi saluto, ragazzi. Fermiamo la diretta, la live. Un miracolo, un miracolo è finita. Vi saluto, ciao, grazie. Eh, certo.